energia elettrica e altre variabili. Il 2 marzo si terrà un seminario sul cambiamento climatico quale nuovo rischio d'impresa, che espone delle sfide importanti collegate anche alla transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e alla necessità di incrementare la resilienza ai rischi fisici, tema che adesso sta diventando oltremodo di attualità alla luce anche delle discussioni che sono in corso nella formazione del nuovo governo. Anche questo sarà online. Ad aprile avremo la presentazione del rapporto 2021 dello storico osservatorio sui confidi, che ricordo dal 2007 è un punto di riferimento nazionale sul sistema che, a seguito anche della lunga crisi che ha colpito il paese, ha vissuto momenti difficili, soprattutto in Piemonte, ma che ora sta vivendo anche un momento di riorganizzazione. Stiamo attivando anche un'edizione straordinaria dell'Osservatorio sulle startup innovative proprio per verificare alcuni effetti nel post-Covid su questo ecosistema e questo dovrebbe farsi nel secondo semestre. Invito tutti a seguire l'attività del Comitato Torino Finanza anche attraverso il gruppo LinkedIn che è stato da poco creato e ove viene postata tutta l'attività e le novità. È sufficiente cliccare Comitato Torino Finanza. Passo ora la parola all'amico Luca Svisio, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Torino, per un suo breve saluto. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie Vladimiro, anche da parte mia non posso che portare i saluti della categoria che rappresento, la categoria professionale dei dottori commercialisti, che partecipa in maniera proficua al Comitato Torino Finanza, anche in maniera diciamo oltremodo importante. Sono contento allo stesso modo di vedere un'altra professione come quella degli ingegneri, con la quale la collaborazione è sempre stata stretta e che speriamo che cresca sempre di più, come dimostra anche in questo momento la necessità di collaborazione su un argomento come il 110% e il sisma bonus e gli ecobonus, che pur non riferendosi ad argomenti come questi, possono essere un motore per la ripartenza del paese. È un momento difficile che stiamo vivendo tutti insieme e sicuramente il particolare momento del sistema bancario, anche grazie alle garanzie MCC e SACE a supporto della ripartenza del paese, sono assolutamente fondamentali. In questo si inseriscono i mini bond, argomento oggi in trattazione, che rappresentano un ulteriore booster per vedere questo paese ripartire su solide basi. Ci auguriamo che il legislatore, oltre al supporto che vuole dare con il 110%, possa vedere anche nel supporto finanziario e capitalizzazione delle imprese ulteriori aiuti di natura di crediti d'imposta che non potrebbero essere che visti in maniera rilevante. Abbiamo bisogno di investimenti e non solo più della crescita dei conti di disponibilità bancaria, come ci sono state dimostrate anche dalla locale ABI del territorio. In questo momento per ripartire gli investimenti sono fondamentali e quindi gli strumenti come il mini bond non possono che essere di supporto. Ringrazio allo stesso modo tutti i relatori, in particolare i miei colleghi, tra i quali non posso che annoverare il professor Walter Cantino, che oltre ad essere il rappresentante del Dipartimento di Management in questo momento, in questo convegno, siede insieme a noi nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio dell'Ordine di Torino e quindi continua sempre in questa liaison che noi abbiamo tra istituzioni e che non può che essere ben vista oggi sia per le professioni sia per gli altri ambiti che sono rappresentati in questo convegno. Quindi grazie a tutti, noi commercialisti ci siamo sempre e quindi speriamo di dare un valido supporto. Grazie Luca e passo ora la parola a Alessio Toneguzzo, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino. Prego. Buongiorno a tutti, anch'io porto i saluti del nostro Consiglio e dell'Ordine degli Ingegneri. Ringrazio ovviamente il Comitato Torino Finanza, anche l'Ordine dei Commercialisti con il quale stiamo collaborando ormai da tempo e in modo anche proficuo. E ringrazio anticipatamente anche i relatori che interverranno oggi. Ingegneri e finanza. In Italia siamo 240.000 iscritti all'Ordine. Torino ne conta 7.300. Sappiate che vi sono numerose eccellenti piccole imprese capitanate da ingegneri e che hanno sicuramente necessità di credito e canali complementari di finanziamento per la crescita delle loro aziende. Per questo motivo, ben vengano giornate come questa, dove l'ingegnere ovviamente
anche quello meno avvezzo a tematiche come quella finanziaria, accresce le sue conoscenze e soprattutto direi che dopo questo convegno non sgranerà più gli occhi quando sentirà parlare di mini bond, basket bond, eccetera. Quindi per noi è sempre un'occasione veramente importante. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie ingegner Tony Guzzo e passo la parola a Michele Porpido della Porpido & Partner che sarà il nostro moderatore dei lavori. A te Michele, da qui in avanti sei tu che guidi. Prego. Grazie Vladimiro e grazie a tutti per aver accettato questo invito. Ringrazio sicuramente Torino Finanza, la Camera di Commercio di Torino e i vari ordini e un ringraziamento anche a CTY per averci sostenuto. Man mano che introdurrò i relatori li ringrazierò e la Porfi del Patres ha introdotto questo seminario, questo webinar proprio perché spesso e volentieri i family office si trovano nelle condizioni di dover gestire ampiamente la parte dei loro clienti anche dal punto di vista imprenditoriale e quindi vedere tutti gli aspetti e dover coinvolgere i vari professionisti per poter trovare quali sono le soluzioni migliori per ottimizzare le capacità dell'imprenditore. Comunque, entriamo subito nel merito del seminario, delineando una cornice su mini bond e sul mercato che hanno conquistato. Il titolo di questo primo intervento è i mini bond, caratteristiche e ampiezza del mercato, e sarà sviluppato, come è stato preannunciato, dal professor Walter Cantino del Dipartimento di Management dell'Università di Torino, che ringrazio e cedo subito la parola. Grazie, grazie. Io una presentazione per lasciare una traccia più didascalica. Ed ecco qua, credo si veda. E, ecco, io parto proprio dallo stimolo che mi ha dato il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, ma anche degli ingegneri. Cioè, la credo sia così fondamentale, ragionale, è la caratteristica dell'impresa emittente. Noi stiamo parlando di piccole e medie imprese, come è noto tutto, cioè imprese che hanno meno di 50 milioni di fatturato, 250 dipendenti, 43 milioni di attivo. Ecco, ed è la tipica impresa che vediamo nel nostro contesto economico che ha delle sue fragilità e le fragilità sono quegli elementi che secondo me lo strumento del mini bond può contribuire a mitigare per rendere più consapevole l'emittente del mini bond di quello che è proprio il fabbisogno finanziario. Infatti è quello che ha, direi, sottolineato e colgo lo stimolo di Luca Svisio, cioè i mini bond, a mio parere, sono strumenti che aiutano le imprese a crescere dal punto di vista dimensionale, ma soprattutto dal punto di vista gestionale organizzativo, quello che oggi il codice civile richiama come adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Ecco, questi elementi che il codice civile richiama, a mio parere, sono fondamentali perché danno in questo contesto che noi stiamo esaminando quella qualità gestionale che consente all'impresa di avere ben chiari quali sono le proprie prospettive. Viene richiamato ovviamente il business plan, che è un elemento che deve essere costruito portando quello che è la visione dell'imprenditore, anche perché parliamo di imprese che hanno spesso nella proprietà anche l'elemento manageriale. Quella proprietà, come prima ha richiamato il presidente degli ingegneri, ha magari un altro tipo di cultura assolutamente importante e fondamentale per la gestione dei processi produttivi, magari delle relazioni commerciali, forse un po' meno in quegli elementi che invece vengono richiesti per dare proprio evidenza a quella qualità gestionale che poi aiuta il sistema a cui il mini bond poi si riferisce, in particolare il sistema
degli investitori a qualificare questo strumento. Quindi è uno strumento che da un lato, quando viene scelto dall'impresa, ovviamente l'impresa deve essere accompagnata, ecco il ruolo importante che su questa slide appare, cioè l'advisor, i consulenti legali, ed è chiaro che l'advisor, nella misura in cui quell'impresa ha già il proprio interno, cioè immaginiamo il ruolo fondamentale, quello del direttore amministrativo finanziario, è chiaro che ci troviamo imprese con direttori amministrativi e finanziari in grado di affrontare, gestire, guidare la crescita dell'impresa con gli strumenti adeguati. In altri casi, magari anche quando le imprese crescono rapidamente, la valutazione dell'adeguatezza della squadra che si ha a disposizione per rispondere a quelle nuove sfide non è sempre intrapresa, e quindi è chiaro che circondarsi di profili professionali che possono accompagnare, far crescere, far cogliere quelli che sono gli aspetti limitanti ad un processo come quello che affaccia l'impresa, per certi versi, non più un interlocutore bancario che è legato al rapporto tradizionale, ma ad un mercato. E quindi c'è di fatto all'interno del modello l'arranger che ha poi il ruolo fondamentale di collegare diciamo l'emissione con gli investitori, e altre figure altrettanto importanti nel caso in cui venga assegnato un rating, nel caso in cui venga quotato il titolo, che va a completare quello che poi è per certi versi la complessità che ci verrà raccontata negli interventi che seguiranno. Il mercato è un mercato che cresce. Ecco, c'è un ultimo aspetto che è venuto fuori all'improvviso, cioè le azioni di sistema e di pacchettizzazione di garanzia che avevo annotato, ma perché poi, come vedremo nei dati, è un mercato che cresce, ma è un mercato che per certi versi riduce l'ammontare delle operazioni e che quindi fa affacciare a questo mercato delle imprese, diciamo, più piccole dimensionalmente, molto più vicina a quello che descrivevo io in precedenza, cioè il fatto di imprese che necessitano di un maggior aiuto per inserirsi in questo processo complesso. E quindi è chiaro che le azioni di sistema, di pacchettizzazione, di garanzia diventano fondamentali per, come dire, limitare quell'approccio custom che per certi versi segue questo tipo di emissione, con un approccio invece un pochino più industrializzato, standardizzato, che consente all'impresa di affacciarsi anche su soglie, diciamo, dimensionali più piccole. Ecco, queste sono le emissioni. Le emissioni sono cominciate nel 2012, complessivamente ci sono state 801 emissioni a metà 2020, 536 diciamo complessive, e in particolare però 314 per le piccole e medie imprese, per un controvalore di 5,5 miliardi, e alle piccole e medie imprese un controvalore di poco più di 2 miliardi. Ecco, come vedete, in questo trend storico appare ciò che prima stavo esprimendo, cioè come il trend verde in termini di controvalori medi dell'operazione ha avuto una punta nel 2017 con il numero di emissioni che vi trovate pari a 69, e poi vedete che da quell'anno si inverte il trend, cioè il numero di emissioni cresce e il controvalore medio si riduce, a testimonianza del fatto che si affacciano a questo mercato che cresce in misura, diciamo, sia di operazioni che di controvalore, e quindi si affaccia ad un numero di soggetti dimensionalmente più piccoli. Questi dati io li ho colti nel rapporto che è stato pubblicato dall'Osservatorio Entrepreneurship Finance Innovation, e c'è anche una ricca documentazione sul sito dell'Osservatorio legato alle emissioni dei mini bond del Politecnico di Milano. Ecco, anche qui ho raccolto quelle che sono le caratteristiche delle operazioni in relazione a quello che è la cedola, la maturity, la struttura di rimborso dei titoli, se quotato o non quotato, con rating o meno e con garanzia.
È chiaro che da come si può cogliere dal trend evolutivo dal 2013 a metà 2020, ci accorgiamo di nuovo che c'è una strutturazione per certi versi che porta ad una standardizzazione. In particolare possiamo osservare l'ultima colonna, aumentano le garanzie e con la prima riferita al tasso c'è una riduzione del tasso correlato appunto al fatto che il rischio si riduce, così come anche la struttura di rimborso bullet nel tempo viene poi articolato con delle logiche che probabilmente seguono delle esigenze più specifiche con una strutturazione su periodi di rimborso all'interno della maturità del prestito. Così come anche la quotazione, vedete che si riduce, quindi probabilmente si sceglie una struttura con un interlocutore professionale, ma senza poi affidarsi a quello che è la quotazione del titolo, così come anche la presenza del rating che ha degli andamenti altilenanti, ma dipende poi, credo, ce lo racconteranno meglio i nostri interlocutori professionali sulle funzioni specifiche della struttura poi del regolamento di emissione. Ecco, l'altro aspetto che emerge è quello legato alla distribuzione territoriale delle emissioni. E come si può notare nella colorazione che richiamo un po', qui abbiamo il rosso e il giallo dei limiti alla nostra circolazione, in questo caso invece va a sottolineare comunque una presenza diciamo significativa, maggioritaria all'interno delle emissioni dell'area del nord, come vedete concentrate in particolare sul nord-est, una presenza del centro e del sud inferiore, ma anche qui vi faccio cogliere la presenza sulla Campania e sul Lazio, e anche per certi versi nel Veneto, con quelle che sono poi delle operazioni sostenute a livello regionale, con le finanziarie regionali, che quindi sono poi strumenti importanti di diffusione dello strumento proprio per arrivare in modo specifico a identificare un target sul quale magari quei fabbisogni di finanziamento sono sostanzialmente omogenei e quindi si riesce anche qui a creare poi un effetto che possa generare delle sinergie e quindi l'accesso a più soggetti. Sono numeri importanti, ma indubbiamente ci fanno anche capire che è un mercato che può ancora crescere molto proprio in relazione poi a quello che è diciamo lo sforzo di pacchettizzare, standardizzare, garantire e quindi di fatto proporre già all'impresa delle soluzioni, non dico pronti per l'uso, ma che identificano certi fabbisogni di cui l'impresa, che come dire, magari cresce soprattutto, può utilizzare in alternativa al prestito tradizionale. Ecco, qui c'è un'altra, direi, informazione importante che ci fa capire come vengono usate le risorse delle emissioni. Quindi anche qui, come vedete, c'è un'analisi che identifica diciamo, l'impiego di queste risorse per le piccole e medie imprese in colore più scuro e per le grandi imprese in colore invece azzurro. Ecco, come emerge l'utilizzo prioritario per queste emissioni è da crescita interna. Quindi questo è un elemento che va a sottolineare quanto si diceva in precedenza, cioè la scelta di questo strumento è correlata ad un certo tipo di prospettiva, quindi una prospettiva legata ad un incremento della capacità produttiva, un incremento della struttura commerciale o l'acquisizione anche per linee esterne di società che possono integrarsi con il business dell'impresa. E quindi il fatto che è uno strumento che indubbiamente va a incidere un po' come se fosse, diciamo, una forma di allenamento, no? di tipo culturale che, almeno per quelli che colgono l'opportunità di ragionare con questo tipo di prospettiva e quindi costruendo un business plan che nasce dal coinvolgimento di quelle che sono le prime linee, cioè quindi con un approccio di tipo manageriale, cioè quello che di fatto
continuiamo a insegnare nelle nostre aule. Poi purtroppo la realtà per certi versi non sempre è così allineata ai modelli teorici. E in questo caso però vuol dire che quegli aspetti che vengono raccontati trovano poi la loro radice per far sì che quelle imprese appunto crescano in una dimensione che poi potrà dare maggiore garanzie di occupazione, di relazioni e quant'altro. E vedete che le altre diciamo causali di impiego sono legate al ciclo di cassa, anche qui è chiaro che non è lo strumento probabilmente ideale per generare liquidità per poi le esigenze di breve o brevissimo termine, ristrutturazione finanziaria, ma anche qui fa parte forse di un approccio in negativo rispetto a quello che si diceva, ma sicuramente un approccio che costringe l'impresa anche qua a ragionare sulla capacità di servizio al debito, magari allungando quelli che sono i termini e riscadenziando quelli che sono poi le fasi di rimborso, in modo da renderlo sostenibile all'interno del proprio processo di business. Ecco, io diciamo su questi elementi avevo ancora fatto alcune considerazioni che si legano alla parte introduttiva, cioè come questo strumento costringa l'imprenditore a ragionare su quello che poi è il determinante del valore di impresa. E anche qua io sono un professore di ragioneria, di conseguenza per me il bilancio è un elemento importante di valutazione e lo è anche in questo caso, però è sempre più importante l'analisi di carattere, chiamiamolo organizzativo, l'analisi qualitativa della gestione di imprese. Quindi il fatto di trovarsi un interlocutore che viene a chiederti perché fai questa operazione, comincia anche ad entrare un po' nel merito delle tue scelte, quindi emergono degli aspetti che io appunto ho identificato come i determinanti del valore di impresa, che sono la compagine societaria. Stiamo parlando di family business e quindi è importante capire come viene strutturato l'assetto societario dal punto di vista poi della rappresentanza nel consiglio di amministrazione, soprattutto la qualità che il consiglio di amministrazione deve esprimere dal punto di vista del proprio processo decisionale, che di nuovo è un elemento che va a corredare quella dimensione che ormai siamo abituati a identificare nel codice civile, proprio di quegli adeguati assetti organizzative, amministrative e contabili. Spesso i consigli di amministrazione non fanno, come dire, nascere all'interno un processo decisionale adeguatamente documentato. E di nuovo la scelta, il passaggio, uno strumento come questo può aiutare a dare maggiore struttura, maggiore metodologia nel processo decisionale, facendo acquisire a quell'imprenditore che è proprietario, diciamo, di maggiore soddisfazione. Il rapporto famiglia-impresa, il fatto che spesso in queste realtà non si ha sempre consapevolezza di quali sono i ruoli chiave dell'organizzazione, spesso i ruoli chiave sono coperti dallo stesso cognome. Ecco, il problema è che quando non c'è quel cognome, magari ci sono delle aree presidiate, anche qui è fondamentale, visto che noi stiamo parlando di un'operazione che a medio termine è quello di proiettare al di là della persona che in quel momento presidia quella che è diciamo, l'orizzonte temporale nel quale noi confidiamo che il rientro del, in questo caso del debito, possa essere presidiato da quelli che poi sono i presidi interni sul piano organizzativo. La qualità dei clienti, quindi la relazione con i fornitori, la qualità della produzione, i processi innovativi, il ruolo fondamentale delle applicazioni che sostengono e abilitano l'impresa dal punto di vista informatico, i rischi che ne derivano da questa relazione sempre più digitale, la trasparenza finanziaria, che di nuovo è fondamentale, perché se non è chiaro quello che poi è il processo di utilizzo di queste risorse, è evidente che c'è una quantificazione, una qualificazione del rischio che non è correlato poi agli standard che un investitore si aspetta di ricevere per poter poi investire in modo consapevole. Ecco, quindi
e qui termino questa mia parte introduttiva, come ho detto all'inizio, lo strumento è uno strumento che a mio parere e per anche i livelli di crescita sicuramente importanti, ma che meritano di essere accelerati, può per certi versi creare quell'ambiente di allenamento che accompagna la media impresa a forme magari più complesse, il fatto di far entrare nel capitale i fondi di private equity o forme diciamo un pochino più complesse, che però oggi sono fondamentali per far sì che il nostro sistema industriale riesca a reggere quella competitività che gli è richiesta. Grazie. Grazie professore, grazie per tutti i punti che ha toccato. Parto dalla sua seconda slide perché lei nominava gli attori di questo processo, proprio per introdurre gli attori legali e fiscali, e in questo caso lascio subito la parola allo studio legale Gianni Rigoni, nella figura di Marco Zaccagnini, che tra l'altro mi scuso perché sull'invito il suo nome è stato riportato in maniera errata. Quindi a te Marco di introdurre la parte legale e poi a Fabio per la parte fiscale. Grazie. Allora, grazie mille, buonasera a tutti. Un ringraziamento doveroso ma sentito agli organizzatori e al dottor Porfido che fa da moderatore. Allora, i mini bond nascono nel 2012 con i decreti sviluppo. Prima di allora soltanto le società con azioni quotate in borsa potevano di fatto emettere obbligazioni, il che aveva condannato le piccole e medie imprese italiane sostanzialmente a una dipendenza assoluta dal canale bancario per i prestiti. Con il credit crunch il legislatore si rese conto che questa dipendenza andava in qualche modo interrotta e che era necessario dare accesso alle imprese direttamente ai mercati dei capitali, e lo strumento prescelto fu appunto quello dei mini bond. Mini bond che si voleva finanziassero la crescita delle imprese, ma anche conservassero il livello di debito che fino a quel momento di cui avevano beneficiato le imprese, che andava progressivamente drenandosi con il credit crunch. Vi era però una seconda finalità, meno urgente ma non meno importante nel medio termine, che è stata già ricordata dal professor Cantino, il precedente relatore, che era quella secondo cui il mini bond sarebbe stato uno strumento per avviare le imprese su un percorso virtuoso di organizzazione interna, di controlli, di tenuta corretta dei bilanci e dei conti, di visibilità all'esterno, che auspicabilmente negli anni avrebbe consentito loro di accedere a strumenti sempre più complessi e sofisticati, e alla fine di questo processo, perché no, alla quotazione in borsa. In questo modo risolvendo quella che era considerata una delle debolezze strutturali del nostro sistema economico. Il legislatore ha in qualche modo continuato a seguire questo settore e il quadro normativo si è arricchito negli anni. Uno degli interventi più importanti è stato quello che nel 2018-2019 ha consentito l'emissione dei cosiddetti basket bonds. Sin dall'inizio gli operatori avevano identificato nella necessità di creare una massa critica la chiave per poter allargare la platea degli investitori in questo mercato, e ovviamente gli ABS, cioè strutture di cui parleranno altri relatori nel dettaglio, ma che consentono di mettere insieme svariate emissioni e di fatto emettere una nota cartolarizzata collegata a questo paniere di titoli, era considerato ovviamente lo strumento principe per raggiungere questo obiettivo. Però c'erano degli impedimenti di natura tecnico-legale che di fatto non ne consentivano l'emissione. Con questa riforma si era appunto consentito ai veicoli di cartolarizzazione di acquistare titoli di debito, e poi anche si è specificato titoli di debito emessi da SRL e emessi anche da SPA in eccesso rispetto al limite civilistico del doppio del capitale.
Questo è un punto interessante perché di fatto questo limite imponeva all'SPA che volesse cedere bond per un ammontare rilevante la quotazione, e anche una quotazione su una MTF, diciamo la meno ambiziosa possibile, per esempio a Vienna, di fatto assoggetta l'emittente al, per esempio, al regime della market abuse. È un ingresso molto dolce in questo mondo, perché di fatto i requisiti poi in pratica sono molto limitati, però consente agli emittenti di cominciare a familiarizzarsi con questi concetti, col concetto di procedure interne, col concetto di formazione privilegiata, di trasparenza per il mercato e via dicendo. Il basket bond consente un ingresso ancora più morbido delle nuove imprese nel mondo dei capitali, le scherma ulteriormente, perché consente di emettere titoli senza nemmeno doverli quotare direttamente. Ovviamente poi un altro intervento importante è stato quello però legato alla congiuntura del Covid della garanzia Italia della SACE. Ma oltre, diciamo, l'attività del legislatore, è stata molto importante in questi anni l'attività di evangelizzazione che è stata fatta dagli operatori anche in contesti come quello in cui ci troviamo noi stasera, quindi il cercare di sensibilizzare le imprese ai vantaggi e ai meriti di questo strumento e di questo mercato e a vincere in qualche caso le reticenze e la diffidenza di alcune di queste imprese. E una delle linee su cui ci si è da subito concentrati è stato quello di minimizzare i costi di emissione, riducendoli all'osso, il che ha creato però un problema per gli studi legali come il nostro, perché di fatto queste sono operazioni in realtà piuttosto complesse e sofisticate da un punto di vista legale, e in realtà l'assistenza su questo tipo di emissioni per noi è quasi più onerosa che non l'assistenza su grandi emittenti in operazioni di capital markets di grande valore, che sono le operazioni per i quali studi come il nostro sono nati e si sono strutturati negli anni. Non soltanto per i mini bond ci dobbiamo occupare di redigere ovviamente la documentazione, il regolamento, i documenti di ammissione, gli atti interni della società. Non soltanto dobbiamo di fatto svolgere tutti quei piccoli adempimenti che emittenti che sono spesso destrutturati non sono in grado di seguire, dai più banali a chiedere i codici, l'ammissione a monte titoli, la nomina della banca agente e via dicendo, ma anche proprio nel fare questa attività un po' di spesso anche di così di consentire agli imprenditori di acquisire consapevolezza al loro primo passo, diciamo, verso il mercato. Però noi altri studi abbiamo deciso comunque di entrare in questo settore, perché l'auspicio è quello di cominciare a seguire poi queste imprese in un processo di crescita, nelle loro esigenze sempre più complesse, ovviamente sia di rifinanziamento e poi eventualmente anche nella quotazione. Quindi si tratta per noi un po' di un investimento strategico. Ora, che cosa, diciamo, a parte garantire la solidità delle strutture legali e fare quest'opera un po' di diciamo, queste attività ancillari al nostro ruolo, una domanda interessante è che cosa noi come avvocati possiamo fare per aiutare questo settore. E io credo, anche in risposta a input che sono arrivati che arrivano dalle banche, che una cosa importante sarebbe quella per noi di standardizzare ulteriormente la documentazione di questi strumenti. Perché è vero che è impossibile creare una vera standardizzazione di strumenti, anche limitandoci a quelli che vanno da 5 a 50 milioni, cioè al mini bond più tipico, diciamo. Però ecco, io credo che in ogni mercato maturo ci sia uno standard e poi ci si possa discostare dello standard in certe occasioni, ma questi scostamenti devono essere identificabili dagli investitori e in qualche modo prezzabili, se del caso. Quindi deve formarsi ancora, credo, in questo mercato uno standard forse un po' più sicuro di quello che vi è oggi. E probabilmente i basket bond potrebbero spingere in questo senso, perché hanno una necessaria esigenza di uniformità
di bond sottostanti che potrebbe poi estendersi anche ai mini bond in genere. Non nascondendo che i mini bond hanno anche a monte un altro problema, che è un problema proprio tassonomico, che di fatto sotto il cappello dei mini bond vengono ricondotte operazioni molto diverse tra di loro, cioè poco in comune. Anche come target investors hanno bond molto piccoli, quelli quotati che ricordavo prima, tipici, le operazioni di buyout, di fatto il direct lending, il private lending, sono tutte operazioni, diciamo, che hanno caratteristiche che forse dovrebbero essere identificate con maggiore precisione. Adesso do la parola invece per magari un assaggio degli aspetti fiscali al mio collega Fabio Chierenza. Sei collegato, Fabio? Sì, eccoci, scusate, Remi. Okay. Grazie, Marco. Sì, io continuo sostanzialmente sulla falsariga di quello che diceva prima Marco Zaccagnini, per illustrarvi alcuni aspetti che magari potranno sembrare banali, ma in realtà nella strutturazione delle modalità attraverso le quali le società possono, comunque le imprese in generale, possono raccogliere capitali, e quindi nella fascia, diciamo, della declinazione più ampia che va da un investimento in equity fino, diciamo, all'altro lato della forchetta, che può essere il finanziamento puro della banca, ci sono in mezzo una serie di alternative di vario tipo all'interno delle quali si colloca il mini bond. Tra, diciamo, il rischio di piena equity, che è da un certo punto di vista una delle alternative, fino all'alternativa completamente opposta, che è quella del puro finanziamento, un tipo di valorizzazione o di valutazione che di solito l'imprenditore tende a fare è: ma mi costa di più un finanziamento bancario o mi costa di più il bond? Perché, diciamo, a parità di costo, tutto sommato, no, probabilmente il finanziamento bancario, visto anche le relazioni che di solito si creano tra il mondo bancario territoriale e i singoli imprenditori, sono molto forti, e sono tutte valutazioni che devono essere fatte. Bene, diciamo, valorizzazione e considerazione in merito alla opportunità della sottoscrizione di un bond, che ha delle complessità che in parte vi accennava l'avvocato Zaccagnini, ma che riguardano proprio la strutturazione di uno strumento finanziario vero e proprio, c'è anche quella fiscale. E perché? Perché in un contesto come quello internazionale, dove i mini bond diciamo, la fanno da padrone, nel senso che la maggior parte dei sottoscrittori di fatto sono anche soggetti esteri, uno dei principali elementi è l'onere collegato all'eventuale ritenuta applicata sugli interessi. Uno dei motivi per cui prima dell'introduzione del regime di mini bond c'era una grossa difficoltà per gli operatori esteri di finanziare l'operatività italiana era proprio la ritenuta sugli interessi, perché la ritenuta si trasformava in che cosa? Si trasformava in un onere economico aggiuntivo a carico dello stesso prenditore attraverso quelle che sono definite le clausole di gross up, che sostanzialmente, la ipersemplifico, dicono: se tu prenditore mi devi pagare un interesse, su quell'interesse c'è una normativa italiana, nel caso di specie, che ti obbliga ad applicare una ritenuta, l'onere collegato a quella ritenuta te lo piangi tu. Il che significa che il costo del finanziamento non è 10, ma è 10 più il costo della ritenuta, ove mai quella ritenuta non sia recuperabile. Bene, attraverso lo strumento del mini bond tutto ciò salta. Perché? Perché si permette alle emissioni obbligazionarie, che vengono appunto definite mini bond, di accedere ad un regime fiscale specifico, che è quello previsto inizialmente per i grandi emittenti, ai sensi del quale, quando il sottoscrittore del bond è un soggetto che è collocato in un paese che garantisce un adeguato scambio di informazioni, allora in quel caso la ritenuta non trova applicazione. Considerate che la ritenuta, peraltro, nel corso degli anni ha subito un incremento importante. Oggi siamo al 26%, partivamo dal 12,5%, ma il 26% sull'onere collegato al tasso di interesse già comincia a diventare, soprattutto per quelle emissioni che sono di fatto quasi unsecured, problematiche. Quindi un ulteriore punto percentuale di costo comincia a fare la differenza tra mi faccio il finanziamento presso la banca, che magari trovo a un metro di distanza dalla mia sede legale, piuttosto che mi metto a interloquire con un soggetto istituzionale sofisticato che magari ha sede
a Londra, nella maggior parte dei casi. E quindi da questo punto di vista il beneficio di poter accedere di fatto a un sistema alternativo al finanziamento diretto, sebbene un po' più strutturato attraverso il mini bond, ma che comunque mi garantisce l'esenzione da ritenuta, l'ha fatta da padrone ed è rappresentato di fatto, ha rappresentato di fatto un motivo aggiuntivo per scegliere i mini bond rispetto ad altre alternative. Se poi pensate che i mini bond richiedono sostanzialmente non moltissimi vincoli dal punto di vista fiscale, ma semplicemente appunto che il sottoscrittore sia residente o comunque collocato in un paese whitelist, fa addirittura grande differenza con la possibilità che oggi è prevista per alcuni soggetti istituzionali, tra cui banche, assicurazioni e fondi di private equity, purché autorizzati all'attività di lending in Italia, perché di questa autorizzazione all'attività di lending in Italia non vi è traccia nella normativa sul mini bond. Cioè, paradossalmente oggi un soggetto che vuole fare un investimento perché vuole finanziare una startup italiana o comunque un soggetto italiano, se è residente in Inghilterra, purtroppo l'Inghilterra è uscita per via di Brexit dall'Unione Europea, non può, tra virgolette, beneficiare del regime del cosiddetto passaporto regolamentare, quindi non è in grado di erogare un finanziamento perché la normativa regolamentare non glielo consente, a meno che naturalmente non si faccia autorizzare da Banca d'Italia in maniera specifica. Viceversa, la sottoscrizione del bond non richiede questo tipo di vincolo, quindi io posso tranquillamente avere un fondo di private equity collocato in Inghilterra, che di fatto sottoscrive il mini bond, ottiene lo stesso beneficio, non subisce l'applicazione della ritenuta e quindi non ha quell'appesantimento finanziario e in alcuni casi economico collegato alle clausole di gross up. Stranamente il legislatore è stato anche lungimirante, perché non si è occupato esclusivamente degli aspetti relativi alle imposte dirette e quindi all'eventuale applicazione delle ritenute, ma si è occupato anche della fiscalità indiretta. Perché? Perché ha permesso a tutta una serie di condizioni di estendere il regime fiscale che è previsto per i finanziamenti a medio e lungo termine, che fiscalmente viene definita l'imposta sostitutiva sui finanziamenti, ai sensi della quale se tu hai un finanziamento più lungo di 18 mesi, di fatto puoi prevedere che tutte le garanzie a servizio di quel finanziamento non siano assoggettate individualmente all'imposta di registro, l'ipotecario, le catastali di volta in volta, ma paghi esclusivamente in via forfettaria lo 0,25% dell'ammontare erogato. Bene, anche lì abbiamo un coordinamento normativo, di nuovo strano, ma per fortuna ce l'abbiamo, in base al quale lo stesso regime fiscale previsto per questo tipo di finanziamenti si estende anche alle operazioni di emissione obbligazionaria, per cui io posso oggi prevedere un mini bond che abbia un suo security package che assiste le obbligazioni di rimborso del prenditore, che di fatto beneficiano di questo 0,25%. Quindi, se consideriamo sostanzialmente il lato positivo da questo punto di vista, sicuramente il mini bond rappresenta una grossa opportunità. Considerate, giusto per darvi un'idea, che le Cayman, le isole Cayman, notoriamente considerate blacklist da tutte le parti, inclusa la normativa comunitaria, oggi hanno sottoscritto di recente, nel corso degli ultimi anni, degli impegni di scambio di informazioni, tali per cui anche i soggetti collocati in quello specifico territorio sono considerati whitelisted e quindi sono dei soggetti buoni che possono erogare un finanziamento a un soggetto italiano senza subire la ritenuta. Quindi da questo punto di vista l'ampiezza del mercato dei mini bond in termini di chi potrebbe sottoscriverlo è molto più ampio di un potenziale, di una potenziale platea di soggetti che potrebbero eventualmente erogare un finanziamento a un soggetto italiano senza entrare nelle forche caudine delle ritenute. Un ultimo aspetto che credo però sia importante sottolineare: presentarsi al mercato di potenziali sottoscrittori di mini bond, che sono soggetti istituzionali e soggetti qualificati, comporta comunque la necessità di mettersi il vestito buono, cioè comporta la necessità, come diceva prima il professore, di immaginare un avvicinamento ad una compliance particolarmente stretta, che se non è obbligatoria per via della normativa, l'avvocato Zaccagnini vi diceva prima che se vi quotate, non fosse solo a Vienna, comunque siete soggetti alla normativa sul market abuse, ma anche se non vi quotate, ci sono una serie di impegni contrattuali nelle emissioni obbligazionarie, nelle clausole, diciamo, collegate alle emissioni obbligazionarie, tali per cui
non vi potete, tra virgolette, permettere più il lusso di finanziarvi con le imposte rinviando il momento in cui va pagata l'IVA. Dovete pagare tutto regolarmente, per quello fa parte di una serie di impegni che il vostro investitore istituzionale che vi sta prestando del denaro vuole vedere. E di fatto questo vi impone, tra virgolette, vi aiuta a passare in un, tra virgolette, mondo, chiamiamolo, dove la compliance è un po' più stretta, un po' più rigida, ma d'altro canto vi permette di avvicinarvi a possibilità di accesso a mercati molto più ampi. Grazie Fabio. Ecco. È stato molto interessante questi aspetti fiscali e adesso, dopo aver visto gli aspetti legali e fiscali, entriamo proprio anche nel vivo di quello che è collocamento, e questo tema sarà sviluppato dalla Frigiolini e Partners e particolare del suo amministratore delegato Leonardo Frigiolini, che ringrazio. Ecco, chiedo solo conferma se si vede lo schermo in modo da partire tranquillo. Sì. Bene, allora intanto grazie agli organizzatori, per me è un onore e un piacere essere qui, complimenti ai relatori che ho ascoltato e per la vecchia regola che c'è sempre da imparare e quindi grazie, i relatori sono stati molto efficaci. Cercherò di dare, come dire, il taglio di chi ha le mani poi nel fango, nel senso che il ruolo che noi ricopriamo è quello poi di assistere le aziende. Per fare questo, non per falsa modestia, ma presento quali sono le caratteristiche con le quali noi ci scontriamo ogni giorno in base un po' al nostro pedigree. Noi siamo stati i primi che hanno portato a mercato una cambiale finanziaria nel lontano 2013. Sembrava un'operazione equivalente ad andare su Marte, voglio dire. È stata proprio la prima operazione quotata e aveva i tassi che il professore ricordava prima e le garanzie che il professore ricordava prima. Da quel momento una buona parte di tutti gli emittenti che hanno quotato dal 2013 ad oggi sono passati, insomma, dalle nostre mani. Abbiamo inventato il mini bond short term, quindi soluzioni inferiori ai 12 mesi di cui abbiamo sostanzialmente il monopolio. Abbiamo la fortuna di aver accompagnato il maggior numero di operazioni di aziende a operazioni di emissione, in buona parte quotate, alcune non quotate, in quest'ultimo quinquennio, e siamo di fatto un soggetto indipendente. Abbiamo realizzato dei mini bond short term con garanzia 100%, quindi con mitigazione sicuramente del rischio. Abbiamo realizzato un portale di crowdfunding nel 2013, il primo autorizzato dalla Consob a un intermediario finanziario, e siamo stati i primi ad essere autorizzati lo scorso anno a collocare mini bond. Siamo stati anche i primi a creare strutture basket con 100% di garanzia sul capitale, quotati e non quotati, e abbiamo oggi seguito la strada della convenzione con SACE, siamo l'unico portale oggi accreditato da SACE per la presentazione della Garanzia Italia sui mini bond. Poi spiegherò molto rapidamente qual è il vantaggio di questo intervento pubblico. Il nostro portale Fundera è leader a partire da T0, da quando è autorizzato a collocare, per numero di emissioni presenti appunto in collocamento sul mercato primario. Questo per dire, ci occupiamo di che cosa? Beh, ci occupiamo in linea generale di tutta la filiera, ma oggi il tema assegnato è il collocamento. Passerò rapidamente in rassegna alcune slide solo di tipo evocativo, per richiamare l'attenzione su quali sono un po' gli elementi critici che noi rileviamo rispetto alla quantità di aziende accompagnate. Il collocamento è un fine o un mezzo? Quattro domande, possiamo dire, abbastanza di facile risposta. Primo, perché il legislatore ha voluto creare un mercato dei mini bond? Si diceva prima che in passato non era possibile. Due, a che cosa serve un mercato di collocamento? Se non ad ampliare la platea degli investitori. Che ingredienti ci vogliono per sviluppare un mercato dei mini bond? E in ultimo, che cosa manca nella cassetta degli attrezzi per completare, diciamo, quantomeno il quadro normativo che oggi permette di fare un po' di cose? Vediamo rapidamente. La prima domanda: perché il legislatore ha voluto crearlo? Beh, perché si dice e si recita in tutti i libri di università che canalizzare il risparmio delle famiglie verso l'economia reale è uno degli obiettivi chiari del legislatore. E la domanda è: ma questa cosa avviene realmente? È avvenuta in passato? Potrà avvenire in futuro?
Rispondiamo ad altre due domande retoriche: per quanto tempo le banche potranno essere l'unico fornitore di denaro delle imprese? E dal lato degli investitori, per quanto tempo gli investitori potranno avere sostanzialmente rendimenti negativi o pari a zero nella curva anche di medio e lungo termine? Bene, queste sono tutte riflessioni che ci portano a definire, a tratteggiare l'obiettivo primario per le imprese. Qual è l'obiettivo primario per le imprese? Diversificare la provvista, abbiamo visto, ridurre l'eccessiva dipendenza dal sistema tradizionale e favorire un più equilibrato utilizzo delle fonti. L'ultimo intervento del relatore che mi ha preceduto sottolineava il costo. Così come quando si compra un telefonino, se si compra un oggetto di moda, non si può pensare che costi meno dei 1.200 euro, e se si lavora invece in un'azienda telefonica in cima a un traliccio si compra una specie di mattone indistruttibile se ti cade mentre sei a lavorare su un traliccio, è evidente che, come dire, a seconda del motivo per cui si ricorre a questi strumenti ci sarà un prezzo, e il prezzo non è l'unico elemento di discrimine fra l'operazione bancaria e l'operazione di mercato. Le aziende, abbiamo visto prima, lo diceva il relatore che mi ha preceduto, devono cercare di migliorare la loro posizione finanziaria per competere meglio. E la domanda anche qui è: si può fare industria 4.0 e poi avere nella cassetta degli attrezzi una finanza 1.0? Riteniamo che questo non sia possibile, ma le aziende da dove partono? Anche qui lo abbiamo visto bene, partono da questo. Le aziende hanno tendenzialmente un unico pozzo dal quale attingere l'acqua nel loro giardino. Se quello è il problema, questa è la soluzione. Sono contento che ci siano in aula i nostri amici ingegneri, perché a un convegno un ingegnere ha alzato la mano e ha detto: lei però deve precisare che i vasi, per il principio dei vasi comunicanti, la falda acquifera non deve essere la medesima, altrimenti abbiamo acqua che sgorga da due fonti diverse ma che proviene dalla stessa falda acquifera. E questo è importante precisarlo, perché vedete, l'abitudine al lavoro tradizionale della banca è un'abitudine di prossimità. È difficile che un'azienda di Torino abbia una banca a Palermo, un'azienda di Roma abbia una banca a Venezia. È normalmente un'attività di territorio importantissima, insostituibile. Non so perché si continui a parlare di finanza alternativa anziché di finanza complementare. Ma dall'altra parte è altrettanto vero, e noi, incarnando il ruolo indipendente, ci accorgiamo di questo, che il mercato non può essere un fido travestito. Il mercato è un rapporto uno verso tanti, e quindi la domanda è: dove sono questi tanti? Come li raggiungo? Come ci vado? Qualcuno diceva con l'abito buono, sicuramente, ed è veramente miracoloso vedere che quando l'azienda si presenta con l'abito buono possono arrivare dei denari da Londra, si diceva prima, ma anche più semplicemente da Milano, da Venezia, da Torino, da Roma, anche per un'azienda con sede a Palermo piuttosto che in città ancora più, come dire, difficili da raggiungere. Questo è uno schema che deve essere chiaro nella testa delle aziende, purtroppo non lo è. Le aziende versano in un ipotetico percorso di crescita, come dire, didattica e culturale, e versano sostanzialmente al primo gradino, cioè hanno la capacità di leggere, scrivere e far di conto, e a volte si assiste a delle enfasi che dicono: beh, adesso quotati in borsa e risolvi i tuoi problemi. Secondo noi qui in mezzo c'è un gap, che è una lunga strada, ed è un gap da coprire gradualmente. Il mini bond, la cambiale finanziaria, sono una prima risposta, che fanno fare palestra, quindi non solo un fabbisogno finanziario puro, ma, come diceva il professore in un suo passaggio, un aspetto certamente culturale per le aziende. Poi, se vogliamo immaginare che la laurea corrisponda alla capacità di raccogliere aumenti di capitale anche attraverso piattaforme fintech, questo può essere assolutamente vero. E poi, come dire, si aprono spazi decisamente più ambiziosi, ma l'azienda porta con sé un bagaglio sedimentato sicuramente più robusto di quello che abbia oggi. E qui ovviamente c'è un gap culturale e tecnico da colmare a cura dei professionisti. A che cosa serve un mercato dei mini bond? Beh, senza scomodare la curva di domanda e la curva di offerta, ma a trovare un equilibrio tra chi vuole comprare
e chi vuole collocare uno strumento. Come si fa a trovare un equilibrio se il giorno 1 c'è un emittente di obbligazioni ma non c'è nessuno che glielo compra? O come si fa, per converso, se c'è un mercato che chiede di poter investire un'enorme liquidità su questi strumenti, ma le aziende non sanno che possono presentarsi con il loro abito buono per fare, come dire, questo incontro domanda-offerta. E quindi come possiamo stimolare una vera domanda, una vera offerta sul mercato dei mini bond? Beh, prima di tutto portando la merce al mercato. Se noi non portiamo in maniera ordinata, con una giusta frequenza e una giusta ripetitività e quantità, la merce sul mercato, sarà difficile che in quel luogo fisico nasca un mercato dell'offerta. Dall'altra parte però dobbiamo cercare di immaginare un'ampia base di investitori. Nell'ultimo intervento di chi mi ha preceduto ho sentito gli investitori qualificati o comunque una definizione di investitori qualificati. Tra un paio di slide voglio fare alcune precisazioni perché è così, ma potrebbe essere meglio di così. E questi alimentano il mercato della domanda. Beh, in più, oggi sfruttiamo la potenza del web e della tecnologia che determinano la possibilità di avere dei marketplace, quindi dei mercati di incontro, senza neanche doversi scomodare a prendere un tram, un metro o un autobus per andare su un luogo fisico a fare la transazione. Ed ecco quindi che questo è quello che dobbiamo fare. Se noi vogliamo usare una metafora e proviamo a immaginare il mercato dei mini bond fino a oggi, negli ultimi 8 anni, noi c'eravamo e abbiamo circa il 20% di tutte le emissioni che sono transitate dal mercato, lo vediamo un po' così. All'inizio c'è il sasso che entra nell'acqua e si generano le onde di pressione. Ma non c'è niente, c'è un'emissione di uno sparuto emittente il quale prega in ginocchio il suo vicino di casa, il suo salumiere, il suo commercialista di comprare quella roba fantomatica che si chiama mini bond o cambiale finanziaria e questi lo guardano con gli occhi, come dire, cerchiati di colore rosso. E se noi partiamo da zero e ci muoviamo cercando investitori, i primi passi sono stati determinati storicamente da club deal, cioè da pseudo domanda. Io e il professor Cantino e il dottor Porfido facciamo gli acquirenti. Fabio Chierenza emette un mini bond e poi diciamo al mercato che abbiamo fatto un'operazione di incontro domanda-offerta. L'incontro c'è stato nel salotto di casa nostra o di qualcuno che l'ha messo a disposizione. L'operazione è anche effettivamente andata a mercato, ma credo, sicuramente per me che vengo da Genova, non così per il professor Cantino e per il dottor Porfido che hanno risorse illimitate, ma al terzo amico che bussa per fare un'operazione di pseudo domanda io passo la mano, perché ovviamente non ho le risorse per poter far finta che vengano sottoscritti tutti i mini bond. Quindi bisogna spostarsi su queste onde di pressione, un po' come nella nostra galassia, verso i pianeti più lontani. E verso i pianeti più lontani che cosa arrivano? Arrivano i private placement, ovvero diversificazione degli impieghi. Importantissime le attività, forse le ascolteremo anche nei relatori che seguiranno. Alcune banche hanno, prima di altre, sottoscritto integralmente, in buoni casi, i mini bond dei loro clienti. E apparentemente la domanda è, ma non gli potevano dare un fido? Sì, glielo potevano dare, però hanno contribuito vestendo il fido, il finanziamento da mini bond, ad allargarne la notorietà. La domanda è, ma possiamo pensare che tutte le banche adesso facciano mini bond e non facciano più i fidi? No, non lo possiamo pensare, anche perché abbiamo visto prima che uno degli elementi è la diversificazione delle fonti. Che diversificazione c'è se io spingo la mia banca con la mano sinistra a darmi un fido e con la mano destra a farmi un mini bond? Quindi preziosissima questa attività, ma dobbiamo andare oltre. Ci spostiamo sui pianeti più lontani, superiamo anche Venere e andiamo verso Plutone e Nettuno e troviamo che cosa? Le prime operazioni in pool, dove magari l'istituto ha costruito un'operazione su un suo cliente, ma se ne compra solo un pezzettino, portando il banchetto al tavolo di altri istituti che in pool lo sottoscrivono. Poi procedendo sempre verso, come dire, seguendo alla sonda Galileo sempre più lontano nello spazio profondo, che cosa troviamo? Troviamo gli intermediari vigilati che non fanno più attività di finanziamento diretto vestita da mini bond, ma fanno vere e proprie pianificazioni di tesoreria. Ci sono i confidi, ci sono banche, anche che non hanno alcun rapporto con l'emittente. Quindi si va verso
una finanziarizzazione dell'operazione e quindi si passa teoricamente dall'area crediti all'area finanza. Per poi procedere speditamente, vi rassicuro, i punti sono 10, siamo al numero 7, interventi di impulso territoriale, ma noi oggi siamo virtualmente a Torino, la domanda è perché se fossimo a Venezia o a Verona, Veneto Sviluppo comprerebbe il 50% delle emissioni delle aziende venete per far vedere che il territorio ci crede e fare da attrattore rispetto a investitori che vengono da fuori e certamente conoscono meno l'azienda e non abbiamo al tavolo Finpiemonte che lo fa con le medesime risorse e la medesima capacità tecnica. Beh, questa sarà una delle risposte che proveremo a raccogliere domani. E poi ci sono gli interventi di impulso governativo. Noi stiamo assistendo a CDP che sta facendo un eccellente lavoro con risorse del risparmio postale e altre risorse comprando mini bond. Ma non dobbiamo fermarci qui, dobbiamo arrivare in fondo. E quindi arriviamo gradualmente agli OICR, ai PIR, agli ELTIF, cioè strumenti di risparmio per noi privati risparmiatori, grazie ai quali noi possiamo accedere anche a benefici fiscali, tanto auspicati prima, giustamente, e alla fine abbiamo un risultato con investitori diffusi, perché vedremo adesso in chiusura del mio intervento che non sono solo gli investitori professionali, i potenziali, sottoscrittori di mini bond, ma sono anche le persone come voi, come me, se hanno determinati requisiti minimali di struttura patrimoniale, culturale ed esperienziale. Questo è quello che noi vediamo. Cosa ci manca nella cassetta degli attrezzi? Beh, nella cassetta degli attrezzi ci mancano degli interventi legislativi. Ci sono delle cose incredibili. Potremmo dire che, adesso le vedremo in ordine sparso, servono degli interventi delle authority, degli operatori di cultura, delle università, delle associazioni di categoria, volti ad abbattere la simmetria informativa delle imprese. Le aziende non sanno che possono fare delle cose, non sanno nemmeno ciò che possono fare. E quindi spesso mio cugino mi ha detto che è buono, lo faccio anch'io, o viceversa, mio cugino ha detto che è costoso e non lo faccio. Gli interventi sul territorio, le finanziarie regionali hanno dei compiti importantissimi. Noi abbiamo esperienza in cui anche regioni lontane da casa stanno facendo interventi in questo senso. E alla fine gli operatori che fanno il mercato, le persone che sono a questo tavolo stasera sono uno spaccato di una filiera. Il mini bond non è uno sport individuale, noi non siamo competitor, anche se ognuno di noi ogni mattina vorrebbe avere il mercato per sé. Noi siamo sinergici e complementari. Se facciamo un'azione culturale da un lato e finanziaria dall'altro. Riflessioni in ordine sparso e chiudo su questo. Le aziende piccole possono fare esattamente in piccolo ciò che le aziende grosse possono fare da sempre. Questa è una TU non trascurabile. Ci sono più di 100.000 aziende che potrebbero avvicinarsi molto rapidamente al mercato del debito e più di 25.000 aziende che potrebbero avvicinarsi al mercato dell'equity, ma sono lontane, culturalmente lontane da noi. Le aziende, abbiamo visto, a un unico pozzo, eppure, nonostante ciò, dicono: se l'acqua ce l'ho, perché dovrei avere un secondo pozzo? Oppure dicono: mini bond è roba costosa per aziende grandi. Nulla di più falso. I tassi sono a zero, i mini bond sono cari. Beh, questo è figlio della asimmetria. Questa è la soluzione, e per fare questo, che sembra banale, bisogna abbattere dei muri in cui la responsabilità per metà è nell'azienda che non ascolta e per metà è nel sistema che forse, per andare molto veloce, non fa operazioni di sistema. Noi dobbiamo portare tutte le aziende al ballo delle debuttanti, ciascuna con i propri talenti e ciascuna rispetto al proprio merito, ma l'addestramento di far passare un mini bond da un euro dentro al macinino, per cui dato un input si genera un output, è un habitus mentale che noi non possiamo permetterci di non raccontare alle aziende. Esistono le piattaforme che possono consentire l'incontro e qui dico, fino a ieri si diceva che gli investitori erano professionali, in particolare di diritto, banche, SIM, Confidi, fondi, SGR, OICR, più ricchi personaggi privati che venivano assimilati a professionali su richiesta perché avevano più di 500.000 euro e un pedigree da far arrossire il nostro presidente incaricato. Non è così però, dal 2020 sono più di un anno che possono acquistare tutti coloro che abbiano
la metà del patrimonio finanziario chiesto per essere un cliente professionale, quindi da 250.000 euro in su. Tutti coloro che investano 100.000 euro in una singola emissione non hanno necessità di dimostrare altre caratteristiche patrimoniali. Tutti quelli che hanno una gestione di portafoglio con un operatore di mercato possono verificare se il loro profilo consente al gestore di infilare mini bond. E, in ultimo, spesso non tutti lo sanno, chiunque abbia un consulente finanziario all'interno della prestazione della consulenza in materia di investimenti, se il profilo MiFID è coerente, quel soggetto può investire 5.000 euro, 10.000 euro in un mini bond. E quindi mi domando se quel mini bond gode della garanzia del 90% dello Stato, quanto mai possa essere differente da un BTP. Ho veramente finito. Vi pare possibile che le SRL abbiano un trattamento diverso dalle SPA? Le SRL possono essere sottoscritte solo da intermediari vigilati, il che significa che per avere più in ordine i fidi devono andare dalla banca a chiedere se gli fa anche un pezzo di mini bond. È assurdo rispetto all'SPA. Se un mini bond non viene quotato su un MTF e se non ci sono altre condizioni previste dalla deroga del 2412 del Codice Civile, queste società non possono andare oltre il doppio del patrimonio netto. Le SRL che hanno il vincolo di prima non hanno questo vincolo. Le SPA che sono sottoscrivibili da chiunque hanno questo vincolo. C'è un problema di armonizzazione del Codice Civile che non a caso è nato nel 42, quindi forse un po' di manutenzione ce l'ha bisogno. E il Codice Civile dice che se c'è una garanzia ipotecaria si può derogare. Non dice che se c'è una garanzia dello Stato sotto forma di fideiussione si può derogare. Domanda, ma uno che dà un'ipoteca su un immobile, che incertezza c'è nell'escussione di quella garanzia rispetto all'escussione, ad esempio, di una garanzia di SACE o del Fondo Centrale? SACE, che è arrivata in partita 6 mesi fa con la Garanzia Italia, se rilascia una garanzia su un mini bond e questo mini bond lo sottoscrive il professor Cantino, è garantito come se si trattasse di una banca anche il privato sottoscrittore. Se lo vende al professore, al dottor Porfido, subentra il dottor Porfido nella garanzia di quei 100.000 euro di mini bond garantiti da SACE. Non così MCC, perché nasce sulla base della triangolazione, della triade presente nei finanziamenti tradizionali di tipo bancario, e quindi dove non c'è una triade, come si fa a gestire una triangolazione di una garanzia se gli ingredienti sono la banca, il richiedente e il garante? Beh, qui non c'è la banca, qui ci sono magari 52 investitori. E al punto che, mentre per SACE un advisor indipendente presenta tutto il mini bond da 1 milione e SACE lo copre tutto e poi l'advisor o l'arranger frazionano questa operazione a 100.000 euro a testa con dentro la garanzia, per il Fondo Centrale, credo che tutti lo sappiano, se il mini bond è da 1 milione, ci sono 10 investitori, ci sono 10 istanze di rilascio di garanzie pari a 1/10, 10 delibere e 10 lettere di garanzie diverse e poi 10 escussioni a caso, ognuno come si alza al mattino. Questa roba non ha significato in un mondo che voglia essere competitivo, non ha assolutamente significato. Due punti ultimi, questo l'abbiamo detto sui 10 investitori, e i portali di crowdfunding possono collocare solo mini bond di PMI, ma non mini bond di medie e grandi aziende. Dato che normalmente si tende a tutelare la parte debole, ci si chiede come sia possibile fare un'operazione per una controparte debole e non farla per una parte grande. È l'ultima slide con due riflessioni. Uno, fra 10 anni noi immaginiamo che per essere competitivi sui mercati un'azienda debba essere fatta così. Debba avere la propria struttura delle passività finanziarie in modo tradizionale e debba avere un secondo pozzo in giardino, come direbbero gli ingegneri, che non pesca nella stessa falda acquifera, ma che si affianca per motivi di rapidità, tempo, non solo costo e flessibilità. E questo è l'auspicio che ovviamente io lascio sul tavolo dei nostri ascoltatori, fra i quali credo e spero ci siano delle aziende, perché è fondamentale che non perdano questo treno. Quest'anno, a ottobre,
I portali di equity crowdfunding avranno il passaporto europeo. Questo significa che un investitore italiano potrà comprare un'impresa tedesca che emette mini bond, ma altresì un investitore tedesco potrà comprare l'emissione di un'azienda italiana. Il FEI, che come sappiamo è un'emanazione della BEI, sta strutturando delle operazioni di garanzia dal 70% in su sulle emissioni. E chiudo sulla domanda retorica: per un tedesco abituato a pagare per sottoscrivere i Bund 40 centesimi di euro per poterli conservare in una cassaforte sicura, un'operazione garantita da un soggetto sovranazionale AAA che gli dia un rendimento del 3%, che cosa può rappresentare? Beh, c'è una grossa sfida che tutti noi dovremmo cogliere. Grazie e ancora grazie per questo invito. Grazie dottor Frigiolini, grazie anche per l'intervento appassionato. Mi rifaccio al suo intervento al sesto punto della sua galassia per introdurre invece le associazioni, in questo caso Ascofidi, e lascio subito la parola al dottor Giuliano San Lorenzo, che è per appunto l'amministratore delegato di Ascofidi Piemonte. Vi chiedo solo la gentilezza di cercare di rimanere nei tempi previsti, per cortesia. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente Ramballi e il Dottor Favetti per l'organizzazione di questo evento che è quanto mai utile e attuale. I pregiati relatori di prima hanno toccato dei temi che consolidano la traccia che io ho preparato e che cercherò di accelerare un po', perché l'amico Frigiolini si è mangiato una parte anche del mio tempo per l'entusiasmo che ci ha trasferito. Ma il ruolo che io oggi vorrei raccontare è sostanzialmente quello di un testimone di un fattore di innovazione, pur nella tradizione del ruolo tipico di prossimità geografica del Confidi, che peraltro è stato citato proprio dall'amico Leonardo Frigiolini. E quindi ecco qui, perfetto. Quindi faremo una rapidissima carrellata sulle quattro aree sostanzialmente che coinvolgono l'intermediario vigilato nella sua veste di Confidi sull'attività a favore delle PMI in materia di mini bond. Partendo dalla prima, lo scouting, ovvero partendo proprio da un presupposto che è stato già citato precedentemente, che tra l'altro ha trovato conferma recentemente in un'indagine conoscitiva che è stata effettuata dalla conferenza delle regioni e delle province autonome come contributo alla presentazione per un'audizione in commissione parlamentare finanza, da cui emerge chiaramente ancora oggi, gennaio 2021, un preferenziale ricorso al finanziamento bancario da parte delle PMI. Quindi su questa consuetudine che non stupisce evidentemente, il nostro ruolo, direi di tutti quelli che stasera credo siano qui in qualità di relatori, è proprio quello invece di tracciare un percorso che è stato definito dal professor Cantino come un allenamento di tipo culturale, ottima espressione che ritrovo anch'io, al fine di restituire adeguati assetti organizzativi alle PMI in modo tale da ridurre il rapporto di marcata dipendenza con il sistema bancario, la cui disponibilità di concessione in termini di quantità e qualità del credito è sottoposta sempre di più a vincoli più stringenti anche di origine comunitaria. Da questo punto di vista, quindi, entrando in quello che è una delle attività che il Confidi può svolgere su questo strumento, cioè quello dello scouting, ovvero l'avere un ruolo non marginale nella individuazione di soggetti candidati PMI a diventare emittenti di mini bond e degli altri strumenti, grazie alla raccolta storica e continua nel tempo di informazioni dirette ed indirette sul territorio. In realtà questo potrebbe sembrare in parziale antitesi a quello che è stato citato prima dall'amico Leonardo Frigiolini, e cioè che la prossimità di territorio, se è certamente una risorsa, non si deve trasformare in un laccio, in un vincolo, ed effettivamente nella storia abbiamo dimostrato, io ho avuto il piacere di condividere alcuni percorsi a cui ha fatto riferimento
prima Frigiolini in termini di club deal e di emissioni un po' pionieristiche, soprattutto sul segmento delle piccole imprese, effettivamente esiste la possibilità di superare la prossimità attraverso l'allargamento della condivisione e della collaborazione su territori differenti da quello in cui l'intermediario finanziario normalmente opera, e questo evidentemente anche grazie alla rete di relazioni e di informazioni che possono trovare nelle associazioni di categoria e quindi negli intermediari finanziari ad essere riconducibili gli ideali interlocutori per una diversificazione dell'approccio. Come viene individuato all'interno dei portafogli dei confidi il target su cui fare l'attività di verifica preventiva? Evidentemente volta per volta, in funzione anche della tipologia di strumento, della durata e dello scopo dello stesso, si vanno a determinare fondamentalmente questi come parametri di base, che sono fondamentalmente la quadratura di base che vede implicitamente la interconnessione con i professionisti multidisciplinari, alcuni dei quali hanno preceduto anche il mio intervento, quindi dal punto di vista evidentemente primari, commercialisti, legali e fiscalisti. Quando si parla di PMI, la PMI in realtà è un segmento molto ampio e diversificato. I relatori precedenti hanno già dato alcune pennellate sul fatto che le obbligazioni emesse dal più generale segmento delle PMI in realtà trova delle profonde diversificazioni in funzione dell'emittente, sia nella durata che nella finalità che nella forma tecnica. È stato citato precedentemente il caratteristico mini bond di medio-lungo termine, a cui si affianca lo short term o la cambiale finanziaria, che evidentemente rispondono a esigenze differenti. Qual è quindi il ruolo? Qualcuno ha citato prima gli operatori della cultura in modo da allargare l'universo di riferimento. Beh, il ruolo che con molta umiltà quale Cenerentola degli intermediari finanziari, però un confidi evoluto può portare avanti, è proprio quello di stimolare nelle proprie aziende clienti un percorso di crescita interna che quindi vada a coinvolgere il sistema e il tema dell'organizzazione interna, dei processi operativi, al fine di convogliare quella che può essere magari una ideale volontà imprenditoriale in un allenamento, appunto in un percorso non privo di ostacoli, non privo di difficoltà che pongono un cambiamento culturale nell'imprenditore, soprattutto quando, come è stato già citato precedentemente anche dal professor Cantino, tipicamente l'impresa e l'imprenditore si sovrappongono nel cognome e nei ruoli chiave dell'azienda stessa, e quindi superare non solo le debolezze strutturali e patrimoniali che affliggono normalmente le PMI, ma superare gli ostacoli prevalentemente di natura culturale. Come? La seconda attività che il Confidi è in grado di offrire ai nostri interlocutori, e cioè un percorso di accompagnamento nella consulenza che, richiamo anche in questo caso, non può prescindere dalla complementarietà di figure professionali che si affiancano nel team di accompagnamento, appunto, alle imprese, e ciascuno per la propria area di competenza. Io qui ho elencato velocemente di fatto quelle che possono essere gli strumenti che il Confidi mette a disposizione quando ne ha le proprie competenze interne da ribaltare a favore delle PMI, per fare che cosa? Per far sì che si passi ad un approccio in cui l'azienda candidata emittente avviva la maggiore apertura al pubblico come un goal da raggiungere, un obiettivo da raggiungere, come attraverso l'affinamento e la completezza della propria produzione documentale
sia in chiave qualitativa che quantitativa, in modo che primariamente il bilancio a cui faceva riferimento all'inizio dell'intervento il professor Cantino passi ad essere una vera e propria carta d'identità, se non addirittura una vera magna charta della volontà prospettica del candidato emittente, e non si limiti a rispondere alle tipiche esigenze di carattere fiscale che, come anche anticipato da altri relatori, diventa una leva, quella della leva fiscale, che in qualche modo si perde nel momento in cui si vuole seguire questo tipo di percorso. Qui molto, molto pragmaticamente di fatto ho elencato quello che nei fatti concreti intendiamo portare, scaricare a terra, quali, passatemi il termine, intermediari culturali proprio a favore delle PMI, in primis facendo tesoro di quello che è il nostro ruolo primario, cioè quello di soggetto triangolare tra la PMI e l'istituto di credito, che continua ad essere, tanto per i Confidi quanto per le PMI, il principale interlocutore con cui comunque pianificare anche diverse fonti, come giustamente è stato detto prima, fonti complementari al credito bancario. Come, per esempio, partendo proprio dall'accompagnare la PMI ad una gestione corretta e devoluta del credito bancario ricevuto. Perché l'utilizzo non sempre proprio da parte dell'imprenditore delle più diverse forme di credito bancario possono costituire un gap di partenza nel percorso, nell'allenamento faticoso per arrivare ad avere una struttura bilancistica, organizzativa e finanziaria aperta al mercato dei capitali. Io ho voluto introdurre, chiaramente con il consenso diretto dell'azienda in questione, che è stata preventivamente coinvolta con i relativi disclosure in tal senso, ho voluto proprio parlare di un percorso di successo. Come ho detto prima, i Confidi forse sono gli attori più piccoli all'interno di questo variegato ed importante panorama, però la storia fortunatamente ci insegna che nella gestione evoluta dei rapporti con la propria clientela si possono anche condividere percorsi di successo come quello che è stato rappresentato da certamente un campione regionale della produzione industriale, cioè la Kosai Automation System SPA, che ha presente una struttura aziendale particolarmente innovativa e che testimonia con la sua storia di emittente a partire dal 2016, un percorso che è culminato alla fine del 2020 con la quotazione alla borsa italiana e che, diciamo, ho voluto riassumere sostanzialmente in un breve intervento che la presidente della società, la dottoressa Ferrero, ha fatto in questa occasione, ricordando che appunto l'emissione multiple, plurima, dei mini bond, e Leonardo Frigiolini, ovviamente lo vedete citato anche in questo caso, fu il regista proprio di questo team multidisciplinare che ha visto il pool di Confidi su tutto il territorio nazionale, proprio a dimostrazione di come davvero in un caso come questo l'Unione ha fatto la forza e ha consentito il raggiungimento di questo che è un indubbio successo. Che cosa ha portato il percorso di questa specifica azienda? Ve l'ho appunto anticipato prima, è stato un cammino decisamente virtuoso, c'erano tutti i presupposti di partenza, sono state fatte anche tutte le attività correlate e corollare che gli altri interlocutori avevano anche già anticipato, e credo che sicuramente per me come rappresentante del mondo dei Confidi annoverare comunque non solo l'accompagnamento di diverse società ad essere emittenti, ma che una di esse abbia comunque potuto sfociare, tra l'altro con un successo di mercato piuttosto conclamato, alla quotazione certamente è un motivo di orgoglio culturale. I Confidi tutti lo associano al tema della garanzia. La garanzia è evidentemente
per un consorzio FIDI, la sua attività caratteristica, che però negli anni ha visto delle evoluzioni, anche grazie alle spinte di mercato, alle innovazioni anche legislative, che sostanzialmente, quindi, che cosa rappresenta? La garanzia rappresenta un percorso, un prodotto che, se da un lato si riduce, di cui si riduce la necessità man mano che l'impresa acquista una maggiore autonoma solidità sulle linee di credito bancarie ordinarie, trova una rinnovata primavera nelle fonti complementari e quindi nell'intervento che il Confidi può fare nelle attività di emissioni obbligazionarie. In estremissima sintesi, qui ho evidenziato quelle che sono ciò che Fregiolini meglio di me ha sicuramente rappresentato, cioè gli obiettivi distinti della curva tra domanda e offerta, dove l'intervento della garanzia, addirittura arrivando alla copertura completa dell'emissione, è uno strumento utile a incrociare domanda e offerta, evidentemente in funzione di un diverso equilibrio di prezzo. La quarta e ultima attività che il Confidi ha, diciamo, nella materia è, come è stato anche in qualche modo anticipato, la gestione della propria tesoreria. In qualità di intermediario finanziario, i Confidi hanno di norma una tesoreria piuttosto evoluta e complicata, e anche una discreta massa. In tempi odierni non è così facile trovare collocamenti che abbiano nel trade-off tra costo-opportunità la giusta riflessione. Evidentemente, come è stato pianificato e evidenziato dal mercato, il Confidi diventa un attore non secondario nel collocamento, ed in particolare nella sua attività di sottoscrizione delle obbligazioni da parte delle PMI. Anche in questo caso, certamente molto utile la condivisione informativa che può derivare nel percorso di collocamento e quindi di sottoscrizione come controparte dal sistema associativo e dal sistema delle federazioni dei Confidi. In estrema sintesi, e vado proprio a chiudere, questa è l'ultima slide, gli strumenti in cui tecnicamente si è cimentato il Confidi in termini di sottoscrizione sono questi tre strumenti rispondenti alle differenti esigenze aziendali. Grazie. Grazie, dottor Lorenzo. E a questo punto entriamo nei soggetti decisamente anche importanti, che sono le banche. Iniziamo con Banca Sella, che ci parlerà per l'appunto della loro consulenza alle aziende business. E lascio la parola al dottor Moscenese, Banca Sella per l'appunto. Grazie, vi ringrazio per l'invito, per la partecipazione a questo evento, che è un evento molto interessante, e direi che molti spunti sono già venuti fuori dai colleghi che mi hanno preceduto. Io mi presento, sono Alessandro Cianese, sono responsabile del team di M&A del Corporate Investment Banking del gruppo Sella, con me poi interverrà il dottor Graziano Novello, che è responsabile del team di Mini Bond. Spunti molto interessanti, perché stiamo parlando di strumenti, stiamo parlando di uno strumento che deve permettere alle aziende di finanziare il proprio sviluppo. E io vorrei partire proprio da lì, vorrei partire dalle aziende, dalle PMI, dagli imprenditori, che sono i soggetti che in questo momento devono far fronte a un momento complicato, un momento di disruption. Disruption perché? Perché stiamo affrontando il Covid, e questo è inutile spendere troppi commenti, sappiamo le difficoltà che molte aziende hanno dovuto incontrare. Disruption perché il sistema bancario stesso sta attraversando un momento particolare. Basti pensare alle operazioni che hanno visto banche doversi mettere insieme, e questo ha generato chiaramente, ha avuto delle conseguenze per le aziende, per le PMI e per gli imprenditori. Disruption perché la digitalizzazione, e sappiamo che per le PMI, per gli imprenditori sono, diciamo, fenomeni e sono che possono rappresentare una vera rivoluzione, e quindi questo necessita, diciamo,
di particolare impegno, particolare dedizione e anche finanza di fatto. Disruption, per finire, perché globalizzazione, questo è un processo in atto ormai da molto tempo, consolidato, e di nuovo la nostra PMI, per le caratteristiche stesse delle aziende nostre italiane, che molto spesso sono aziende familiari, devono far fronte a questo tipo di situazione che porta complessità. Ebbene, noi come team, come Corporate Investment Banking, vogliamo metterci a supporto di questi nostri imprenditori, di queste aziende, di questi family business, cercando di trovare delle soluzioni che possano, diciamo, supportarli ad affrontare questo momento così complicato, cercando di mettere e di ottimizzare quelli che sono gli strumenti che potranno meglio di tutti supportarli in questo processo. E per fare questo, sostanzialmente, vogliamo affiancarci ai nostri clienti e alle aziende, mettendo a disposizione cosa? Noi siamo chiaramente parte di un gruppo bancario, quindi abbiamo tutta una serie di strumenti di banca ordinaria che possono essere proposti, che per alcune cose sono assolutamente strumenti adatti, ma al di là della banca vogliamo proporre consulenza in ambito di operazioni di finanza straordinaria, per cui acquisizione o cessione d'azienda, reperimento di capitale, in particolare attraverso lo strumento del private equity, che può essere un operatore assolutamente valido e interessante per alcune operazioni. Ci mettiamo a supporto dei nostri imprenditori, delle nostre aziende, nell'ambito di passaggi generazionali, perché sappiamo che, ad esempio, più del 50% delle aziende oggi sono governate da un leader che ha più di 60 anni, quindi un tema che va gestito e non va subito, e quindi su questo bisogna dare della consulenza, un supporto, perché è un momento particolarmente delicato. Supportiamo le nostre aziende, i nostri imprenditori nell'ambito di acquisizione d'azienda, mettendo a disposizione il bilancio della banca con finanziamenti strutturati, leverage acquisition finance, quindi finanziamenti a supporto di operazioni di acquisizione d'azienda. Infine, e non lo cito per ultimo perché poi dopo Graziano che mi seguirà lo descriverà con molto più in dettaglio, il mini bond, che è uno strumento che noi riteniamo essere particolarmente adatto nell'ambito di progetti di sviluppo, quindi per finanziare lo sviluppo delle nostre aziende PMI, quindi con diciamo, operazioni che possono avere un impatto significativo sulla vita di medio-lungo periodo, sulle prospettive di medio-lungo periodo delle aziende PMI. Andando avanti, noi come gruppo, peraltro, abbiamo cercato di creare, sempre per cercare di supportare le aziende, una rete di 38 specialist su tutto il territorio italiano. Prima si diceva giustamente che la prossimità è un elemento che non deve rappresentare, diciamo, un elemento discriminante o un elemento distintivo. Ebbene, noi comunque, per cercare di rispondere in maniera veloce e avere una capacità di fare sourcing su tutto il territorio, di opportunità di supporto ad aziende PMI, abbiamo appunto creato questa rete, una rete composta da corporate investment banking, quindi soggetti che propongono i prodotti e servizi di cui vi ho appena parlato, di corporate banking, perché tutta una serie di operazioni possono comunque essere finanziate da strumenti di finanza ordinaria, è una rete di private bankers, quindi questo wealth and business advisory, private bankers, perché imprese, imprenditori, e guardiamo anche l'imprenditore cercando appunto di supportarlo per le sue gestioni private. Ecco, qui mi fermo e lascio la parola a Graziano, che entrerà maggiormente nel merito del mini bond. Graziano, non ti sentiamo. Buonasera a tutti. Nell'ambito dell'attività di consulenza che andiamo a fare su tutto il territorio, ecco che uno dei oggetti di consulenza è il mini bond. Questo mini bond, che per quanto riguarda il gruppo Bancassella, parte da un'analisi di fattibilità dello strumento in alternativa a quelli che sono i finanziamenti ordinari che come banca facciamo. E quindi andiamo a supporto come advisor, come consulenti delle aziende, e andiamo a valutare assieme alle aziende quelle che sono un'analisi preliminare di quello che è il progetto di sviluppo, quelle che sono le esigenze extra dell'azienda, e chiaramente accompagniamo le aziende in questo processo fino ad arrivare a un collocamento del titolo, a una quotazione in borsa del prestito obbligazionario. Partiamo da
cosa intendiamo noi mini bond, qual è lo strumento e qual è la maggiore efficacia per il mini bond. Il mini bond lo troviamo molto utile per quello che riguarda l'attività di crescita esterna e quindi operazioni di espansione, di acquisizione, definizione di joint venture all'estero, oppure di crescita interna, quello che è lo sviluppo per l'interno, nuovi prodotti, nuovi business, ricerca, nuovi siti produttivi. E poi assieme a questi prodotti di finanza straordinaria è chiaro che se io creo un nuovo progetto, un nuovo business, ho sicuramente un ampliamento anche di quello che è il sostegno al circolante, perché questo nuovo investimento dovrebbe portarmi nuovo circolante e quindi una parte del mini bond può essere a completamento del progetto nel suo insieme, anche un finanziamento da parte del circolante. Noi riteniamo nella nostra policy che il mini bond sia un prodotto giusto per rifinanziare debito esistente. Riteniamo che questo possano essere oggetto di altri tipi di finanziamento. E facendo un confronto nell'ambito delle esigenze che le aziende hanno nella ricerca di funding, abbiamo 3-4 tipologie principali, quindi la ricerca di capitali a termine, quello che può essere l'intervento di fondi di private equity oppure una quotazione, poi c'è il mini bond e il debito bancario, che si sposano a seconda delle tipologie dei progetti che hanno le aziende in modo più o meno interessante. È chiaro che se devo migliorare una posizione di finanziaria netta, dove magari ho già fatto grossi investimenti e la leva finanziaria non la posso più utilizzare, ecco che il mini bond del debito bancario non è interessante, e possiamo essere advisor, perché nell'ambito del progetto di consulenza possiamo essere advisor nella ricerca di capitali, e qui chiaramente hanno una caratteristica diversa e rientrano più nell'attività di Alexander che mi ha preceduto. Nell'ambito della operatività, nella snellezza, si equivalgono alla ricerca di equity e alla ricerca di mini bond, sono paritetiche. Probabilmente una quotazione porta dei tempi e un impatto sicuramente più lungo. Il costo, nell'ambito della ricerca di capitali per finanziare i progetti, l'equity e l'IPO sono più costosi, il mini bond, il debito bancario sicuramente trovano un maggiore interesse da parte delle aziende. Servono a sostegno degli investimenti. Per sostegno degli investimenti, in alternativa alla ricerca di equity, il mini bond noi troviamo che sia il prodotto più interessante, anche perché nell'ambito dei debiti bancari, lo vediamo, è corretto che finanzino i fidi di tipo commerciale, smobilizzo, ma nel momento in cui io devo fare degli investimenti importanti, vediamo che il mini bond sempre di più diventa più interessante per le aziende. E il nostro processo parte proprio da uno studio di fattibilità, e dopodiché se riteniamo e condividiamo che il progetto ha le caratteristiche per poter essere oggetto di approfondimenti per andare a strutturare un titolo di debito, un mini bond di quello di cui stiamo parlando, ecco che la parte dell'advisor, ed è l'oggetto del nostro intervento, quindi l'advisor si affianca all'azienda per aiutarla in tutto quel processo di presentazione al mercato. Noi abbiamo tantissime aziende in Italia con ottimi imprenditori, ma che non hanno dimestichezza con il confronto con il mercato finanziario. Perché? Perché come aveva detto anche Leonardo nell'intervento precedente, sono bancocentrici, sono abituati ad avere le fonti di finanziamento direttamente al sistema bancario. Sempre di più le aziende dovranno attrezzarsi per rivolgersi al mercato. Ed ecco che la figura dell'advisor diventa importante, perché comunque assieme all'azienda comincia a valutare il progetto industriale nel suo insieme, un confronto con il mercato. Qual è il fabbisogno generale per sviluppare questo progetto, e dopodiché l'advisor va a sviluppare un business plan che sia più dettagliato possibile, credibile e presentabile al mercato. Assieme si va a completare nell'ambito dell'attività la strutturazione di un mini bond che sia coerente con il progetto sottostante, e quindi si determina durata, tipologia, struttura, può essere amortizing oppure può essere parte bullet, parte amortizing, quindi si va a creare quel vestito su misura che si sposa bene su quello che è il progetto sottostante. E questo, a differenza dei finanziamenti ordinari, sicuramente il mini bond è molto duttile e molto performante. Dopodiché
nel momento in cui si è completato questa operazione, noi comunque nel nostro processo seguiamo la seconda parte, quello che è il servizio di arranger. Qui abbiamo un passaggio in direzione dove prendiamo sia la delibera per diventare arranger, quindi di portare sul mercato il titolo che abbiamo strutturato, e in quella fase per tutte le nostre operazioni strutturate a noi, quindi sono progetti in cui anche noi crediamo, perché ci affianchiamo all'azienda e crediamo in quel progetto, deliberiamo anche la percentuale di sottoscrizione. Al netto di quello che sottoscrive la banca, poi la mia sezione nell'ultima fase va a collocarlo sul mercato con operatori che siano alternativi alla banca, e quindi i fondi di private debt in primis, che sono i principali operatori sottoscrittori di titoli di debito, ma anche altre banche che magari non hanno come cliente questa azienda, è una possibilità di diversificazione nell'ambito dei loro impieghi. Abbiamo fatto parecchie operazioni in questi anni con delle banche che non sono del territorio, ma proprio grazie alla presentazione di questi progetti mini bond hanno avuto modo di investire e quindi di dare credito in modo indiretto a delle aziende che sono lontane da quello che è il loro target e il loro territorio. E come ultimo passaggio, la quotazione. Noi siamo convinti che la strutturazione del mini bond, che comunque è un'operazione complessa e articolata, è corretto per dare anche la giusta visibilità all'azienda di quotarla. Ecco perché ancora oggi noi siamo comunque il primo operatore dell'Estremo Pro per quanto riguarda le operazioni di finanza strutturata. Nell'ambito dell'evoluzione, noi fino a ieri abbiamo fatto tutte operazioni come single name, quindi operazioni singole. Abbiamo appena terminato nel 2020, dato che abbiamo avuto un rallentamento sull'attività a causa Covid, comunque le operazioni si sono state fatte ma con un certo rilento, abbiamo predisposto quello che è un basket bond bancassella, anche perché abbiamo ampliato l'attività predisponendo quello che è comunque una possibile cartolarizzazione sul mercato. Non ne parlo di questo perché chiaramente è un tema che verrà avviato sicuramente molto, in modo molto approfondito dai relatori che verranno dopo di noi. Quindi sicuramente la figura dell'advisor ha un'importanza secondo noi strategica. Perché? Perché accompagna l'azienda a sviluppare i suoi progetti e soprattutto la aiuta ad affrontare il mercato finanziario, che tendenzialmente le aziende italiane non sono preparate a questo tipo di attività, e lo stiamo vedendo con delle aziende che abbiamo seguito nelle prime emissioni, che una volta che si apre questa strada sicuramente l'azienda cresce professionalmente, cresce come struttura, impara a confrontarsi con il mercato finanziario. E ad esempio, l'anno scorso abbiamo fatto la terza emissione con un'azienda sempre per 10 milioni per un nuovo progetto, e ci siamo sempre rivolti al mercato, in parte a investitori che avevano già partecipato alle prime emissioni e in parte andando verso nuovi investitori, quindi ampliando ulteriormente la figura degli investitori. Nell'ambito di questa attività, io avrei finito, finisco il mio intervento ribadendo che noi siamo advisor, e siamo advisor sia per quanto riguarda il private debt, sia per quanto riguarda il lato M&A. Ci troviamo spessissimo a valutare delle attività di acquisizione di aziende, e sempre di più quelle aziende possono essere accompagnate con un titolo di debito. Ho cercato di essere il più preciso nei tempi, perché ho visto che siamo perfetto. Infatti. E quindi grazie. Grazie dottor Novello anche per questo ultimo passaggio proprio di essere nei tempi. E giusto per non perdere tempo, io lascio subito la parola ad Alessandro Mallo di UniCredit, che inizierà appunto a parlare sulla scalata delle piccole e medie imprese verso il capital market e verso l'introduzione dei mini bond ai basket bond. Prego.
Sì, grazie e buonasera a tutti e grazie per l'invito a questo, devo dire, interessantissimo evento. Io riprenderò molti punti che sono stati già ben presentati e illustrati dai relatori prima di me, raccontando un po' la nostra esperienza e l'esperienza di Unicredit nel capital markets e poi in particolare sui mini bond. Vediamo se funziona lo sharing. Eccoci. Fondamentalmente noi come Unicredit sviluppiamo l'attività del debt capital markets intorno a fine 2008-2009, insomma con la crisi di sistema che è la crisi di liquidità che ci fu a seguito anche del fallimento di Lehman Brothers, e quindi alla ricerca di forme alternative complementari di finanziamento in un momento che ci fu di grosso anche deleverage da parte delle banche. Dal 2012 diventiamo leader assoluto in Italia sia per il segmento corporate che per qualunque altra tipologia di emittenti, e siamo tra i principali anche operatori in Europa, diciamo Europa allargata, perché in questi casi si considera l'EMEA, quindi Europa, Middle East e Asia. Quelle che vediamo qui sono le cosiddette league table dell'ultimo anno, che insomma confermano il nostro posizionamento. In Italia abbiamo partecipato a 42 su 50 emissioni e in EMEA siamo l'anno scorso risultati secondi, e quelle sono alcune delle principali transazioni fatte appunto a mondo corporate nel 2020. Mondo corporate in questo contesto intendiamo aziende multinazionali, intendiamo aziende quotate, intendiamo large corporate. Facciamo invece a partire dal fine 2017, cominciamo a prendere sempre più attenzione e a sviluppare quello che può essere il segmento delle piccole e medie imprese per quanto riguarda l'apertura appunto al capital markets, e lo facciamo appunto con i mini bond, ai quali diamo una connotazione particolare, fondamentalmente operazioni quindi a lungo termine da 3 a 7 anni, possono essere forme di rimborso amortizing o bullet, possono no essere quotate. Abbiamo dato un range di importo tendenzialmente da 1 a 25 milioni, però la connotazione particolare è quella che, oltre a fare da arrangere, oltre a strutturare il prodotto, interveniamo anche come investitori. Questo fondamentalmente per un motivo che anche Leonardo prima ha sottolineato, cioè lo scopo nostro era quello di cominciare a diffondere la cultura del capital markets anche alle piccole e medie imprese, e il mini bond indubbiamente consente di cominciare a familiarizzare con quelle che sono le dinamiche del capital markets. Quindi c'è un tema banalmente di documentazione: le società devono avere un bilancio certificato, cosa che non è scontata appunto presso le nostre piccole e medie imprese, devono avere un business plan a 3 a 5 anni, anche questo non necessariamente sempre presente, è scontato. C'è un requisito di capitale, quindi è necessario che, come evidenziato anche agli inizi, c'è un rapporto tra quello che può essere l'importo emesso e quello che è il patrimonio netto delle società. Le società cominciano anche a vedere quelli che sono un po' gli impegni come non finanziari e non previsti dal regolamento e dai contratti di sottoscrizione, nonché anche un tema di segnalazione 129 a Banca d'Italia. Quindi cominciano un po' con questo strumento a masticare le tematiche del capital markets. Da fine 2017 a oggi abbiamo strutturato 56 mini bond. Di questi 56, 48 per la precisione sono stati totalmente sottoscritti da Unicredit, 2 parzialmente sottoscritti e 6 invece poi strutturati ma sottoscritti da altri investitori. Ma quello di cui siamo maggiormente contenti è davvero un po' quello che è stato un tema di diffusione e conoscenza del prodotto che abbiamo riscontrato, ma sia all'esterno, quindi presso la nostra clientela, e che all'interno, presso la nostra rete, presso i nostri gestori. E prima parlavamo sporadicamente e sporadicamente ricevevamo telefonate dai colleghi per possibilità di eventuali operazioni in capital markets. Oggi vi assicuro che non c'è una giornata che il mio team appunto non riceviamo almeno una chiamata da parte della rete per segnalarci opportunità di mini bond presso la nostra clientela. Quindi l'obiettivo, diciamo, della diffusione
del capital markets come primo passo verso ulteriori successivi è stato pienamente conseguito. E qui abbiamo rappresentato quello che è un po' abbiamo chiamato appunto la scalata verso il mercato dei capitali, dove il mini bond appunto può essere definito la palestra del capital markets per le motivazioni che appunto ci siamo detti, e dove il passo successivo l'abbiamo un po' identificato nel basket bond. Basket bond che è fondamentalmente, come abbiamo già detto, sono delle cartolarizzazioni di mini bond, dove con il basket bond riusciamo a avere l'interesse di investitori istituzionali che altrimenti non avrebbero appunto interesse a entrare sulla singola azienda emittente, sia per un tema di size dell'emissione che eventualmente anche di size della società. Quindi col basket bond riuniamo più società, più emissioni che vengono fatte contestualmente, per poi costituire un veicolo. Ci sono varie formule poi in questo contesto che possono poi essere sviluppate. Il veicolo può emettere uno più nota, una nota junior, una nota senior, una nota con cash collateral. Comunque l'obiettivo finale è che dei vari mini bond questa nota poi viene distribuita al mercato, e in questo gli investitori istituzionali, si è citato prima Cassa Depositi e Prestiti, ma anche altri, sono molto presenti per poter partecipare appunto a questa tipologia di operazioni. Quali sono i vantaggi che abbiamo riscontrato? E anche questi sono stati in parte già evidenziati, se volete, un po' sia mini bond ma anche basket bond. Il primo, indubbiamente, l'accesso appunto al capital markets, e quindi se vogliamo, nel nostro mini bond il percorso era incompleto, perché appunto parlavamo di conoscenza e cultura, ma mancava poi l'intervento di un investitore terzo. Col basket bond invece a tutti gli effetti c'è appunto l'intervento dell'investitore istituzionale. Parliamo di forme di finanziamento complementare, anche qui lo abbiamo detto, come il sistema soprattutto delle piccole e medie imprese sia un sistema fondamentalmente basato ancora sul sistema che si basa in termini di finanziamento sulle banche. Qualcosa è cambiato negli ultimi anni, le statistiche fanno vedere che se prima eravamo intorno al 5-6% come parte del debito finanziario rappresentato da bond immediatamente nelle imprese in Italia, adesso siamo oltre al 12-13, forse 15%, quindi siamo su percentuali decisamente molto più alte, questo grazie anche appunto a vari strumenti come mini bond, PIR e altro, ancora lontani da realtà europee più evolute come la Francia, come il Regno Unito, per non parlare degli Stati Uniti, dove insomma questa percentuale è quasi un 50% per debito bancario, un 50% forme alternative. Si tratta di forme di finanziamento a lungo termine, con mini bond e basket bond tendenzialmente ragioniamo sempre durate dai 7 anche 10 anni, contro un debito bancario in media anche nel lungo termine che è di circa 4 anni, quindi questo anche ribilanciamento di forme di finanziamento verso lungo termine è indubbiamente un altro vantaggio. E anche il tema costo, anche questo citato più volte, ha indubbiamente aiutato un po' nello sviluppo del prodotto. Abbiamo visto nella presentazione iniziale come i tassi dal 6% sono andati un po' sempre diminuendo nel corso degli anni. Credo che l'anno scorso le medie, sia riportate prima che dall'Osservatorio del Politecnico, riportavano tassi intorno al 4,4% per le piccole e medie imprese. Vedremo adesso nel 2020, sicuramente poi con il basket bond questi tassi vengono ulteriormente spesso ridotti, grazie poi anche alla presenza di garanzie pubbliche per la copertura della prima perdita, poi parleremo anche della nostra esperienza in tal senso. Ultimo aspetto che noi riportiamo è che forse oggi potrei sentirmi dire che probabilmente in una scala di priorità potrebbe anche scalare di qualche posizione, è quello della visibilità.
nel senso che spesso in aggiunta a quelle che sono queste ragioni valide, storiche, di accesso a forme di finanziamento complementari alternativi, di forme di finanziamento complementari alternative, abbiamo ammesso quello della visibilità, che significa non solo diciamo un comunicato stampa e quindi un ritorno dei media che viene dovuto appunto alla giornata di emissione. Tra l'altro il ritorno dei media è importantissimo sia a livello nazionale che regionale, piuttosto a volte anche internazionale, ma il ritorno di visibilità significa anche un messaggio che le società danno al mercato nel momento in cui fanno queste emissioni, un messaggio in termini di solidità inteso come solo società con un certo tipo di caratteristiche possono accedere a questi strumenti. Abbiamo detto prima il bilancio, abbiamo detto prima il business plan, quindi questo messaggio di solidità è ben percepito dal mercato, è ben percepito dal mercato da tutti gli operatori, che possono essere appunto i investitori terzi, i fondi, possono essere i fornitori o i clienti. Noi abbiamo società che a seguito dell'emissione dei mini bond hanno avuto molto più opportunità di business in termini di ulteriori acquisizioni, abbiamo società che sono state avvicinate da fondi di investimento, abbiamo società che si stanno avviando per un processo di quotazione. Quindi il ritorno in visibilità oggi è indubbiamente uno dei valori a cui mi sento di dire e dare un peso decisamente importante nella scelta di questo strumento. Tornando invece poi alla nostra esperienza sui basket bond, noi abbiamo vinto il bando 2019 per Ranger Placement Agent del Basket Bond Puglia, organizzato dalla Regione Puglia, che con una garanzia pubblica che da 25 milioni a 40 milioni consente emissioni fino a 160 milioni, perché appunto copre le prime perdite fino al 25%, e sono emissioni appunto per società con sede legale operativa in Puglia, con un importo che può andare da 2 a 10 milioni, con scopo che può essere investimenti o circolante a supporto degli investimenti. Iniziativa di estremo successo, abbiamo avuto un numero importante di adesioni l'anno scorso, e per evitare anche di tempi lunghi di attesa per la costituzione del basket, abbiamo deciso di fare più tranche. L'anno scorso abbiamo chiuso e completato due tranche per un totale di 14 emissioni e 52 milioni di sottostante. Per dare senso un po' a queste 14 emissioni, basta dire che in Puglia, da quando esiste il mini bond, cioè dal 2012 fino al 2010, in totale erano state fatte 9-10 emissioni. L'anno scorso noi in un anno solamente ne abbiamo fatte 14, quindi più del doppio rispetto a quello che erano sempre state fatte nei 10 anni precedenti. E siamo prossimi a una terza tranche che speriamo di chiudere nel giro di uno o due mesi. Il programma comunque vorremmo completare interamente. Sono operazioni che di nuovo hanno avuto un tasso medio al di sotto del 2,5%, per quello che vi dicevo un po' grazie alla presenza di questa garanzia, e che anche nella Puglia hanno avuto la possibilità di sfruttare anche la presenza di supporto alle spese di prima emissione, perché c'era un contributo al 50% per le spese di emissione. Basket Bond per noi è il futuro, noi stiamo lavorando su questa, ma stiamo lavorando anche su altre iniziative di filiera, quindi a livello di settore economico con investitori istituzionali, e anche per questo insomma speriamo e contiamo di fare le prime emissioni già anche nel primo quarter di quest'anno. Però indubbiamente in questa scalata che abbiamo appunto rappresentato del capital markets, e soprattutto per le piccole e medie imprese, riteniamo oggi siano un po' lo strumento che consentono di chiudere il cerchio. Poi di nuovo l'augurio è che da questo si possa fare altro, si possa fare appunto i private placement con taglio un po' più alto, con appunto investitori istituzionali direttamente interessati a acquistare i titoli, e poi insomma la possibilità di
accedere anche a operazioni nell'equity con forme di IPO, ovvero in futuro anche a forme di cosiddetti bond pubblici che sono poi rivolte a tutto il mercato e a tutti gli investitori. Ecco, spero di essere rimasto nei tempi che eravamo. Grazie, dottor Mario. Grazie. E introduciamo a questo punto, ne abbiamo parlato, ma introduciamo in maniera ancora più approfondita il basket bond con Intesa San Paolo, e lascio la parola a Michele Sarra. Grazie. Grazie, buona a tutti. Sono Michele Sarra, sono responsabile dell'origination della finanza straordinaria nella divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo. E ringrazio naturalmente tutti anch'io per questo incontro molto interessante, perché mi sembra che ha catturato tutti gli aspetti di questa materia in continua evoluzione. E li ringrazio anche perché offre ad Intesa San Paolo un'opportunità molto importante, che è quella di testimoniare proprio sull'argomento che sembrava essere un po' venuto fuori alla dei 20, che è quello proprio del basket bond, cioè quello che è stata una scelta proprio di Intesa San Paolo di circa un anno e mezzo fa, quindi abbastanza molto recente, siamo pochi mesi che Intesa ha scelto di lanciare questo programma, e l'ho fatto in partnership con Elite, che è di Borsa Italiana. Lo ha fatto perché possiamo andare avanti nel frattempo, perché ha l'obiettivo proprio con l'obiettivo e l'ambizione di assistere la media industria, di assistere la PMI italiana, certamente come fornitore diretto di capitale. Questo è un tema che evidenzierò molto, qui Intesa è protagonista da tutti i punti di vista, nell'assistere le imprese nella ricerca di fonti finanziarie appunto complementari, che è un po' il tema che emergeva da vari interventi, quindi che si affianchino al credito bancario, che naturalmente rimane il core business, in modo da assecondare dei percorsi di crescita di queste aziende. Ecco, questa scelta di Intesa, possiamo andare avanti, è stata fatta con degli obiettivi che sono un po' emersi da tutti gli spunti fin qui ricevuti, che sono appunto, e vado veloce proprio perché se ne è parlato, tutti li hanno citati, che è quello certamente di indirizzare le imprese da un punto di vista strategico nei loro percorsi di crescita che sono spesso obbligati nei settori. Le aziende devono difendere i propri vantaggi competitivi e spesso devono crescere, devono difendersi all'interno dei propri contesti competitivi. Quindi questo è un programma che ha l'obiettivo di incidere in questa crescita e anche di incrementare la presenza della media industria italiana nel mercato dei capitali. Tutti hanno citato il tema dell'avvicinamento al mercato finanziario. Quindi anche Intesa, nel pensare a questo tipo di percorso, ha creduto in questa forte operazione di stimolo. E naturalmente, facendo questo, vi è una conseguenza che è molto importante, quello di far crescere questo mercato dei bond dopo che il legislatore ci ha dato questa grande opportunità. Ecco, andando proprio a vedere i vantaggi più specifici che le aziende quindi hanno, e vado anche qui veloce perché sono stati citati, però senza dubbio, e lo vediamo nella slide successiva, c'è l'obiettivo attraverso questo strumento di raggiungere gli investitori istituzionali tutti, alcuni sono stati citati, qualcuno ha citato CDP, ma in generale parliamo di tutti gli investitori istituzionali, difficilmente raggiungibili attraverso una singola emissione, di importo peraltro limitato, perché qui nel mercato è emerso questa dimensione contenuta rispetto alle grandi operazioni di mercato che anche Intesa fa sul mercato primario. Io quel flash lo tralascio perché vorrei concentrarmi solo sulla appunto piccola e media industria. Tralascio quindi tutto il bond del debt capital markets e delle operazioni fatte sul mercato. Quindi questo avvicinamento agli investitori istituzionali anche a condizioni economiche competitive, il tema dei costi è uscito in ogni intervento, senza incrementare l'esposizione verso il sistema bancario. Quindi come primo vantaggio del lato aziende ci vedrei certamente questo avvicinamento agli investitori, ma certamente, come tutti, ripeto, hanno sottolineato, l'esperienza quindi di avvicinamento culturale al mondo delle operazioni di mercato,
mi è piaciuto anche a me sentire, forse in uno dei primi interventi, il termine allenamento culturale. Ecco, quindi anche questo obiettivo e questo vantaggio riteniamo essere importante. La reputazione senza dubbio è un tema molto rilevante, perché avere una grande istituzione finanziaria che sottoscrive un bond di una media industria significa comunque dare un segnale importante verso l'esterno, verso tutto il sistema finanziario. E questo significa anche far posizionare l'azienda come un'azienda innovativa rispetto alle sue fonti finanziarie, perché è un'azienda che evidentemente si sforza di diversificarle. Quindi tutto questo in una chiave di sviluppo e di un rapporto anche banca-impresa, di assoluta partnership. Ecco, andando in verticale in quello che è proprio poi il nostro prodotto e le caratteristiche tecniche dello stesso, nella slide seguente vediamo proprio come Intesa ha tradotto tecnicamente questo suo sforzo. Lo ha tradotto pensando ad un strumento, ad un bond, con una durata, io dico, oserei dire, la più ampia possibile data questa caratteristica. La slide successiva evidenzia tutti ecco, parliamo di una durata di 7 anni, proprio perché per uno strumento unsecured come quello del bond, questa durata è una durata coerente con le esigenze di crescita e di sviluppo, quindi di fare investimenti, di economia reale, che sono alla base di queste scelte. Una durata, oserei dire, che tende ad essere più elevata della media, del medione generale, probabilmente, delle emissioni dei mini bond. Una durata, tra l'altro, che consente un periodo di tranquillità per queste medie aziende, perché lascia comunque uno spazio di 2 anni in cui l'azienda si può concentrare appunto sugli investimenti, non sul pagamento delle cedole. Quindi anche su questo è stato fatto uno sforzo, sempre in coerenza con l'obiettivo forte di sostenere l'economia e lo sviluppo. Il taglio minimo è un taglio, anche qui, coerente con la media industria, da 3 a 10 milioni. Naturalmente l'esperienza, che poi vi citerò infine, empirica, ci porta a dire che vi è concentrazione verso la fascia alta di questo range. Si è pensato anche ad un tasso fisso, un tasso che possa consentire alle aziende di fare funding, di farlo in maniera innovativa e alternativa, ma di farlo in un periodo storico, peraltro, che facilita questo, in maniera stabile. Quindi anche questo è un elemento su cui credo che la scelta è stata una scelta forte, una scelta proprio a sostegno dell'economia. Ovviamente, per sua natura, è uno strumento che non ha garanzie, ma come tutti gli altri strumenti di questo genere, ha una serie di covenant e impegni finanziari che fanno parte di quella palestra culturale, di quell'avvicinamento culturale che le aziende fanno, perché sono tipici questi impegni di tutto il mondo finanziario. Ecco, andando alla slide successiva, invece, questa slide mi consente di completare la definizione di programma basket bond. Come vedete da questo flash, l'ambizione è quella di raggruppare una serie di aziende di standing elevato, quindi che sono gli emittenti, sottoscriverle. Qui vi è una particolarità che vorrei evidenziare. Intesa San Paolo li sottoscrive tutti al 100% e stabilisce un rapporto quindi con l'emittente diretto e bilaterale. L'emittente non viene meno neanche successivamente nella fase 2, come vedete, cioè quella in cui avverrà una cartolarizzazione sintetica, che significa quindi un avvicinamento agli investitori istituzionali, un avvicinamento al mondo finanziario attraverso delle notes sintetiche, quindi attraverso la cartolarizzazione sintetica. Con questa cartolarizzazione si perfeziona quel concetto di basket bond, cioè l'unione di tanti bond e l'avvicinamento agli investitori istituzionali, e si consente di avvicinare il capitale istituzionale internazionale alla media industria a costi contenuti. Quindi questo completa il tema sulle caratteristiche del prodotto. Naturalmente anche nella nostra scelta, nella scelta di Intesa, vi è stato al centro il tema della visibilità, e la slide successiva dà un flash di quello che significa. Tutti gli interventi l'hanno sottolineato, la nostra esperienza sul campo lo conferma.
vi è la visibilità al momento dell'emissione e della sottoscrizione lato banca, ma vi è anche una visibilità durante la permanenza di questo strumento, e che quindi anche questo stimola la cultura finanziaria, stimola l'avvicinamento delle imprese al mercato finanziario. Ora, solo per dare un'idea di questa che è stata questa esperienza concentrata in questo anno e qualche mese, devo dire che la sottoscrizione di 16 bond, come si vede nella slide successiva, e, queste sessioni attuali fino ad oggi hanno riguardato un po' tutta la nazione, tutto il paese, e hanno riguardato certamente una fetta importante dell'economia reale, delle medie industrie che ogni giorno creano valore. E proprio perché siamo concentrati in Piemonte, evidenzio che nella zona Piemonte-Liguria sono state effettuate proprio due sottoscrizioni, in un caso di una società quotata Edilizia Acrobatica, nell'altro caso di una società appartenente ad un gruppo, la società Ledoca, appartenente al gruppo Silva Team. Però il senso di questa nostra esperienza è stato proprio quello, e lo posso confermare avendola vissuta direttamente, di incontrare un interesse anche da parte dell'industria a questa forma di diversificazione delle fonti finanziarie e anche di stabilità, perché tutto sommato questo strumento è uno strumento che dà agio e dà tranquillità a quelle aziende che vogliono fare investimenti. Inutile dire che gli investimenti sono intesi in senso lato, riguardano il sostegno circolante, riguardano le capex in senso stretto, riguardo tutte le forme che possano creare valore aggiunto nello sviluppo di un'azienda. Quindi devo dire grazie a tutti, forse non è un caso che l'intervento di Intesa San Paolo è stato quello conclusivo, proprio perché la scelta, appunto, ripeto, è stata quella di concentrarsi su un programma di basket bond. Grazie a tutti. Grazie Michele Serra. Sara, e vorrei dire che il Friuli che raccoglie tutti gli interventi praticamente tocca due punti: quello delle aziende avere la necessità di rivolgersi al mercato in maniera presentabile, e quella dell'educazione verso le aziende e i professionisti che le seguono proprio per avvicinarsi a questo mercato che, tra l'altro, al di là di tutti gli aspetti di vantaggio, è stato sottolineato più volte, dà una grande visibilità. Io cederei per un ultimo saluto alla conclusione al nostro ospite Vladimiro Rambaldi del Comitato Torino Finanza. Grazie Michele. Ringrazio tutti i relatori perché hanno dato molti contenuti concreti ed era quello che ci aspettavamo dall'incontro di oggi. In particolare alcune note. Io sono rimasto molto colpito dal dato che ci ha fornito il professor Cantino, 15 solo operazioni in Piemonte. Questo a fronte dal panorama che ci ha presentato delle altre regioni, io penso solo alle 40 del Trentino, la dice lunga su come su questo terreno ci sia molto da lavorare, molto da fare. Sarà un compito che mi prendo io come residente di Torino Finanza di cercare con il nostro socio Finpiemonte Partecipazioni, di cercare con la Camera di Commercio di Torino quelle strade che possano agevolare e incentivare le aziende piemontesi e le aziende torinesi a ricorrere a questo sistema che viene utilizzato in grande parte del paese e che comunque abbiamo visto ha dato degli ottimi risultati. Le tre banche nostre associate che oggi hanno presentato il loro lavoro ci hanno dimostrato, insieme anche al Confidi, a Sconfidi e Giolini, quella che è l'attività che si può fare in questo settore. Io credo che un percorso di accompagnamento delle imprese all'emissione di mini bond possa essere organizzato sul territorio. Credo che la Finpiemonte, piuttosto che la Camera di Commercio di Torino, possano dare dei contributi a parziale copertura dei costi di emissione, e su questo mi impegno a lavorare
già da domani con le nostre istituzioni che ci supportano per far sì che questo strumento abbia ad avere un maggior utilizzo anche nel nostro territorio. Chiederò poi alle banche, al Confidi, alle altri nostri associati di darci una mano per cercare di aiutare anche le istituzioni pubbliche a organizzare un progetto, un programma che possa incentivare l'utilizzo dello strumento. Ringrazio tutti i partecipanti, ho visto arrivare fino a 201 come numero massimo di coloro che hanno partecipato, ma avere 150 collegamenti alle 19:15 mi sembra un grossissimo risultato, e di questo ringrazio veramente molto tutti i partecipanti e ringrazio nuovamente tutti i relatori per l'efficacia, l'efficienza e l'alto valore aggiunto che tutti quanti hanno portato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille, buona serata. Buonasera a tutti. Arrivederci, buona serata a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Arrivederci, buona serata. Buona serata a tutti, grazie.